Ma vale su Steam Piccolo Forest, veramente. bravo Daniel, Piccolo Forest, 60 Io minuti. Hai Piccolo Forest. sbloccato il primo, un altro achievement. Io sono. Sai cosa. Io sai di cosa sono fatto? Di pesce. Merluzzo è di mezzo maggiolino. Anzi, pronti, carichi. Carichi. Ah! Ma Questo ora un karaoke, figli delle stelle. Mezzo server, dove pezzaga? nel frattempo che lo apri, dai. Già ce l'ha avuto. Sta già Ah, aperto non fa server. niente. No, io ho usato i miei punti. A me E li rimborsi, lo fai. te li posso dare indietro. Lo fai domani, che da già esci. Cazzo, chi se ti scema? A Ma ora mi può mezzanotte, dare, come se mi mentre stai in fottessi. macchina. A mezzanotte, mentre stai in Bravo. macchina. Allora, che cazzo faccio, togli? A mezzo se in macchina. Ah no, vabbè, te li do indietro, così lo fai quando ti ricordi. Vai. Va bene? Posto? Vai. Sì. Wow, fra, ogni anno io Grazie. pago 1.050 euro di assicurazione e due veicoli. A Napoli motorino chillato mi costa 1.600, solo motorino. Mamma mia. Mamma mia. Fra, Altro che ma fa sai che sud Napoli. è, siamo a Napoli. Siamo a Napoli, non male, perché tu, uno come tuo padre, già un esempio, ha fatto imbroglio e ora perciò costa assai, no? Che cazzo vuoi? Lascia in pace. No, vabbè, non mi fa cazzo tutti i miei. E tu Appunto. sai, mamma mia, arrabbiavo. Mamma Mamma da. mia. Solo. Non puoi sputtare sua sorella, vedete. No, però che palle. Giovedì devo portare Giacomo Leopardi a Silvio, devo portare. Porca troia. Comunque, raga, server online. Già vedo 7 persone online. Wow, ma io 7 Ah, ma persone. sono solito, serve. Sparucazza, rovina tutto chiamando. Te la lascia a mezza via, mamma. No, perché? Era abbandonata, era abbandonata. Porca troia, fra, io mi butto giù da la mappa, porca troia. Non siamo. Vabbè, raga, mi muto su Discord e ci sentiamo in gioco. Rimanete sconnessi così farmate il VIP. Noi siamo figli delle stelle. Na 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 na. Oh, no, di che mi hai letto in testa? Noi siamo figli delle stelle. Questa sera io voglio regalarvi un'esperienza. Noi siamo figli delle stelle. Comunque, Daniel, ho provato la mod. Vedi che adesso le skin le carica dopo 5-6 secondi? Con Modern Fix istantaneamente carica. Sei mutato, clown. Sono mutato, porco. Stavo dicendo, fra, io ho detto, o ci stacchiamo i FPS boost oppure un'altra mod che ti boosta questa qua. E che è Modern Fix, appunto, non mi ricordavo il nome, bravo. Questa qua è una mod che si usava anche nel nostro. A parte bug fix anche le mod, quindi. Ah, io No, c'ho ma un guarda. pesce in mano. Oddio, è ambiguo quello che ho detto. C'ho un merluzzo in mano. Vabbè, comunque. Vedi i soldi? Allora, che cazzo controllo a fare? Domani ce l'ho controllato già. No, qua il prezzo, secondo te va bene. Cosa? Che ne so, tu Adesso. il prezzo è tuo. Perché lo pago leggermente più alto di questo qua. Io facevo 64. 64, Eh sì, ti conviene secondo il mio punto di vista tecnologico. ok. Vabbè, stai anche pronto. Il diamante invece lo fa là. Ma in Non so. diamanti. È 80-100, perché io lo pago tanto un diamante. Appunto, però secondo me era meglio 100, proprio. Questo dipende dal punto di vista personale. Però, detto ciò, ti chiamavano Ben il Messia. Oh, Biondi! Oh! Hai cambiato look? No, aspetta, aspetta un attimo. Ah, Olè! ok. Sei Magia! ritornato normale. Ok, va bene. Questi bug. Oh, sono puntuale oggi, hai visto? Sono 2 minuti prima.
Siamo solo Non due. siamo figli. Aspetta, mo' ho aperto insieme. Non siamo solo noi. Mo' ho aperto 2 minuti fa. Non ti Siamo due. preoccupare, c'è tanta gente. Ci sono nuove cose. Ah, per me, più che altro sanno che c'è il signor Giovenciulla che deve farmi la Non No, porco Dio, non c'è. lo Qua, so. ti ammazzi. Di meno. Ma Gio che mi scrive in privato su di mo', mo' resetti tutto il server, nel senso che partiamo e creiamo tutta la città. Gio, ma Gio, ma tu pensa cavolo, Ma buchi. che cazzo? Affanculo, perché ci avevo messo un bottone di Ah, questo è raffreddamento. pazzo, ha perso le capacità cognitive della cosa. Oh. Oh, ma che cazzo? Ma gli ha sputato Barone, la ma scusi, le mani scansione. addosso però, eh. Ma sono caduto su Ben, non è Ah, addosso ok. alla massa. Riprendiamo solo per questo, Barone. Grazie. Il barone tiranno, cit. Posso il tortuato come a Panther, questo. È vero, mamma mia, ha ragione. Raga, oggi non si pagano tasse, è tutto gratis, nemmeno tu. No, scherzo, le tasse si pagano sempre. Mi piacerebbe non pagare le tasse. Allora, prendi il libro, resettiamo tutto, aspetto Nati per fare stipendi. Tanto ha detto Nati che entra, metti il libro qua, Gesù Cristo. Grazie. Che devo resettare tutto. Non siamo figli delle. Ma che cazzo è? Ma che, infatti, che cazzo di bordello? Allora, Domaran Red, Ho due pistole. Samiki 12, Carlo il Messia, Panzer Carlo il messia, no? e 869. Dove vai? Ah, no, è gratis oggi, dai. Ha detto di non è Oh, gratis. bitch, sono pazzarello. Me l'ho notato. Vale, tu sei un uomo di cultura, che ne pensi di Lethal Company? Che secondo me è un bel gioco da provare. Ma sei coglione, ti avevo mandato un video Lo l'altra so, ma volta. no, stai scherzando, ma no, ma tu non sai scherzare. Se ti avevo detto quella era una battuta. Vabbè. Vabbè. Intanto c'ho 25 frame a Hai visto comune. lei? Sento questo anche io. Vabbè, Non so ma perché. il 23 ci sarà la mod che fissa tutti questi problemi. Ma quindi si paga o no? Non ho E capito. certo che No, si quindi è paga. un problema. Che è È gratis. un problema dalle mod, pensavo che fosse un mio problema. Azza. Vi siete divertiti? Allora. Dai, bene, andiamo a pagare. Arrivederci. Infatti, Nati, tu entri, giusto? Eh? Tu entravi nel server, No, più giusto? che altro deve. Ancora no, Ah, sono sul infatti. LOL. Vedo se dopo entro oppure no. Ti dico. Allora, prendo solo il mio stipendio. Sì, però prendi solo il tuo. Avevo sbagliato chiave. Ah, ci sta, ci sta. Non siamo figli delle stelle. Allora, io prendo un bellissimo 90. Ma che bello fare dojo. Sei ricco senza fare un cazzo. Allora, 90. Io ho due attività. E la casa, 60. Perfetto. Subito, indolore. E ho fatto me stesso. Cioè, il doge è sempre il primo a pagare le tasse. Ma. Cioè, questo è rispetto, ragazzi. Rispetto per il popolo di Osiris. Sempre il primo sono. Sempre. Né bene né male, sarò il primo a pagare le tasse. Solo che mi scoccio di portarle a casa. Quindi. Si è connessa a cibi ciuba. Cibi cibi. Prendi foglio. Cibi. Perfetto. Cartelli, ok. Ah, ma pum, pum, pum. Ma che sta la pavata riuscendo a fare? Sangue scritto. Un vero leader che dà esempio, hai visto? Cioè, appena scendo le scale vi connettete, Gesù Cristo. Io devo scrivere i nomi. Allora, prende Gio. Mo' scendo di nuovo le scale, entrano 70 play. Ma senti, dico, mi porto appresso sto libro. Così me li scrivo. Giustamente, non ci ho pensato. Ma non entra più nessuno che ho preso il libro. Noi siamo figli delle stelle. Ah, la città cresce sempre di più. Chi è che cerca lavoro? Cerco colore verde. Ma questo non è cercare lavoro. Che cazzo scrive sto?
Cerco anche io qualcuno per la mia azienda. Guarda. Guarda cosa ho fatto qui. C'è il mio kebabaro di fiducia. Cioè, sono io il kebabaro. Questo è il mio negozietto. Qua vende kebab. Fanno i prezzi. Classico kebab a Napoli, stretto, piccolo. Mi mancava così tanto Napoli che ho fatto così. Mamma mia, che morto di fame. Noi siamo figli delle stelle. Na 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 na. Devo andare a prendere cibo a casa. Sei sempre più bello. A sto punto poso anche i miei soldi, giustamente. Chiavi di casa, questo mi servono. Soldi e anche questa mi sa. Mi servono tutte e due. Perché mi manca qualcosa? Ah, perché ho finito il cibo, giusto. Lo so che è strano, ma nei server forge, quella versione che usiamo, che è una delle ultime, non c'è molto, Noi siamo figli delle stelle. Le mie care patate le ho prese. Andiamo a posare le chiavi. Non intendevo questo. Certo che la capacità. Posate i soldi. C'è coltello, la mia. Facciamo finta di niente. Noi siamo figli delle stelle. Ma mo che avete messo il server solo per me? Per quanti utenti avete perso? Uno. Gli altri l'hanno comprato tutti. Tutti l'hanno comprato. Erano 8 player senza premium. Tutti lo comprano, solo Soran. Che, cioè, in realtà vuole comprarlo perché vorrebbe giocare nel server perché gli piace. E ha detto che appena lo scontano, magari un prezzo che lui reputa migliore o che se lo può fare, lo prende. È Sora, eh? Sora. Ti ho detto tutto. So, dice Sora, lo sta dicendo. Noi siamo figli delle stelle. Qualcuno gli ha scassato. È come se lo dicesse Sorota. Oddio. No, siamo. Guarda cosa abbiamo fatto poi. Abbiamo messo finalmente le città, guarda, dice nomi, dice tutto, vedi? Città di Osiris, Blackwater che è il nostro altro villaggio, questo è il nostro vassallo, che prima era indipendente, era il nostro alleato, ma l'abbiamo vassallizzato. E questi sono in posti più lontani, sono altri due vassalli, città vassallo. Perché adesso ci sono i guerrieri, villager. Gulleman, stai attento con le mappe, vale? In che senso? Fra, mi hanno chiesto una lista di regali che vorrei un range fino a 100 euro, ma non mi viene in mente nulla. Dammi qualche spunto. Ma dipende che cosa devi regalare. Fanno laggare male i server quando sono troppo. Lo so, infatti qua è dove facciamo meno FPS. È la cosa che fa laggare di più, ma il 23 dicembre mettiamo una mod che fissa tutti questi problemi. È una mod che letteralmente pulisce tutto. Salve, Barbone. Salve, Gio. Avrei di pagare le tasse. Addirittura è venuto a pagare le tasse. Mamma mia. Non ci sono, non sono un evasore fiscale. Vieni, Era vieni. te? Oggi non Quant'è? c'è il signor Scogna, eh? Minchia.
Ah, le tasse sono sempre le stesse, la casa e l'attività. La casa la devi pagare dal barone Asdrubale, cioè Panzer. Da me paghi solo l'attività a 12. Infatti, Allora, adesso è 12. Gio, lo cancello. 1 e 2. E la cassa quant'era? 5. La casa... No, 10 devi pagarla al Ciruzzo. E Devi tu mi hai pagare detto Panzer, a Asdrubale. no? Sì. Ciao signorina, vieni a pagare le tasse, vieni. Allora, un attimo solo che sistemo i soldi. Allora, signorina, cibi. Prendiamo il foglio e segniamo che già hai pagato. E poi facciamo un attimo i conti. Cibi. Ok. Doran Red, mi sono dimenticato. Allora, signorina, lei deve, c'ha un'attività, e un'attività sono 50. E quello hai, due attività. Boh, Egil, comunque dipende quello che vuoi tu alla fine. Grazie, signorina. Ok, lei è a posto e ha fatto tutto il suo dovere da cittadina. Allora, signorina, non credo che lei abbia tanto lavoro da fare. Facciamo la cosa per il kebabaro? Ok, mi faccio sapere il prezzo, eccetera, che poi la pago pure. E niente, almeno sistemo il mio negozio lì. Va bene. Noi siamo figli delle stelle. Na 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 na. Ah, Egil, mo ti faccio vedere una magia. Aspetta. No, serve per fare una cosa che serve per creare le monete. C'è un macchinario che produce queste cose. Queste cose si vanno a dare a lui. Voilà. Al forno. Questo forno si attiva. E qui, se prendiamo la chiave della zecca, devo trasformare questo rame in questo grezzo, da grezzo in questo copper. E questo copper in questo, e poi diventa questa moneta. E il comune è pieno di soldi. Sì, è la zecca. È la zecca dello Stato questa, infatti, zecca dello Stato. Poi
Poi c'è la fabbrica di Felipe di pizza, ti faccio vedere, è enorme quella di pizza, produce ferro. No, siamo figli delle stelle. Salve Gesù. Non si sente il tuo microfono se stai parlando. Oh. Buonasera. Oh maestro Shifu. Allora maestro Shifu, aspetta, devo dare delle cose indietro. Che era alabarda. Aspetta. Ne avevo uno. E i soldi pure immagino che avevi addosso. Tieni. Sì, tocco una casa in cui vivere. Tieni, intanto ti ho droppato. Buonasera, lei è arrivata, non l'ho vista questa. E anche lui è nuovo, solo che è sordomuto. Ah, mi dispiace. Penso che sia così. Ma conosce la lingua dei segni, non so, mi fa qualche gesto. Però non il dito medio, mi raccomando. No, capisco, vabbè. Le auguro una piacevole Per permanenza. sistemare la voce devi premere V di Verona. Aspetto lei e suo fratello al comune qua dietro in casa. Ma dove va quell'altro? Oh, maestro Shifu. Maestro Shifu. Maestro Shifu. Figa. E ho lo stipendio, lo vuoi? Della guerra, Ah, che sì, grazie. è? Pensavo che pagavate pure. Come E bastava avere l'armatura e rubarmi una roba. allora vieni signor Roscipo. Allora aspetta, un attimo, ho quasi finito. Ecco, maestro Shifu. Si tenga i soldi. Grazie mille, mister. Grazie. Signor maestro Shifu, una cosa. Allora, ti dico una cosa. I cittadini dell'altra isola, il 15, comprano il gioco, tutti e tre. Quindi lì non c'è quasi nessuno. Ho notato che c'è un po' di poca gente, però va Vabbè, a parte bene. oggi è lunedì, due non era per quel motivo. Dicevo nel senso che. Okay. Hai visto chi c'è? Buonasera. Oh, buonasera, come sta? Tutto bene? Tutto Visto. bene. Non la sentiamo, premi M, M di mamma. Forse è mutato per sbaglio. Perché con M si muta e smuta. Signore, io credo che lei abbia problemi col suo microfono. Vabbè, Vabbè, niente, è a posto. Se ha bisogno di lavoro, di fare pensa, qualcosa. io stavo cercando un lavoro remunerativo per me, cioè, Ah, conosce c'è qui la qualcuno? bacheca, c'è qui la bacheca. Ah, benissimo. Kebabaro fisso, chi è che cerca un kebabaro? Io. Vuole costare il mio kebab? Che dipende, che va a intendere. Vede, nella nave io facevo tante cose, una volta ho fatto il test, solo una volta però. Ed era molto buono, è piaciuto a tutti. Poi hanno vomitato, però era buono. Aspetta, 5 monete per l'insegna. Minchia, è un affare. Aspetta. Nessuno ha comprato. Devo prendere i soldi dalla cassa. Allora, mi dica, quindi, cioè, lei co dipende cosa vuole fare. Oh, Salve signore. salve. Sì, io sto tenendo Avevo un un po' attimo mal di sull'anch'io. gola. Avevo un attimo mal di gola. Ah, e ora come stai? Stai bene? Sì, è tutto passato. Grazie, signorino. Ok. Matura, lei non l'ho. Sono appena arrivato qua. Ah, io sono il doge di questo regno e questo stemma è della mia casata. Sono della casata di Valois. Oh, addirittura, una persona importante, mi sembra di capire. Sì, la mia dinastia ha 1000 anni di storia.
E cazzo è? Mille anni, sono un sacco di tempo. Quasi l'età di questo vecchio qui a fianco a me. Questo vecchio si chiama Maestro Shifu. Ascolti, io non ho mille anni, io sono molto giovane, anche se non sembra, però mi devo fare un po' un taglio. Sì, sistemare un po' la barba, che lui è venuto da una frase. Sono successe spiacevoli cose, quindi non potuto. Oh, intanto le posso assicurare che se c'è calà il lavoro, vediamo. Intanto, signor Dintouch, come mai è qui di passaggio in questa città? Dopo mille peripezie, nel posto dove vengo io, sono delle isole piuttosto lontano. Ecco, mi hanno costretto ad abbandonare quei luoghi e ho deciso di farmi una nuova vita qui. Ah, sei un esiliato? Non proprio, è volontario. Ah, una scelta sua di, diciamo, di abbandonare la sua nazione. Non avevo mai sentito questo regno. Ma perché sono regni assai lontani. Ho cercato davvero qualcosa di nuovo. Qualcosa che mi potesse... Ah, quindi si è spostato per tanto tempo. Ma lei è solo oppure ha viaggiato insieme a qualcuno? Non so. C'erano dei miei compagni di viaggio. Sono atterrati non lontani da qui. Dovrebbero arrivare a breve, immagino. Ah, ok. Lì invece è Maestro Shifu. Maestro Shifu invece viene da un regno corsaro che viveva a ovest del nostro regno. E viene da oltre i ghiacciai, dove ci sono i vichinghi che hanno raso solo la sua nazione. E infatti della sua nazione sono rimasti solo due abitanti che ora vivono con noi. Solo due abitanti? E i vichinghi devono essere stati malvagi. Sì, e in più noi abbiamo anche a nord, che vengono sempre dalla neve, si chiamano Barbari del Nord, un regno che abbiamo appena da poco sconfitto. Infatti lei è venuto nel periodo della prosperità della nazione. Oh, meno male. Perché da noi, da dove vengo io, almeno c'è sempre stata pace. Nessuna guerra in realtà è importante. Ah, Però devo dire che ci sono stati altri problemi. Ma sono sicuro che Doge non la voglio darle dei problemi a riguardo delle peripezie della mia nazione. Sono qui per una nuova vita, dopo tutto. Beh, ma sentire storie di altre nazioni è sempre bello, non è un problema. Cioè, se racconti cosa è successo al suo regno, non si preoccupi. Non ci sono problemi nel suo racconto, ecco. Detto questo, quindi, se volete unirvi al nostro regno, fa più che piacere. Noi siamo un regno molto giovane. Anzi, scusami, non siamo un regno. Siamo una umile... umile repubblica, cioè una grande repubblica mercantile, e ci occupiamo principalmente di economia e di commercio. Salve. È bellissimo. Salve. Viene da un regno molto lontano, dalle isole, da un regno lontanissimo da qui. Salve. Buone notizie. Salve. I barbe sono siamo in la città di Poliziotto, mi presento. Se parlate insieme non si conosce in pezzo. Poliziotto. Allora, quindi cosa ha deciso di fare? Dica. Senta, signore, ma io non so che fare, ma ho questo lavoro, però come funziona? Che dovrei fare? Ma cosa? Quale lavoro? Vabbè. Letteralmente lei gestisce un ristorante, deve dare da mangiare alle persone e farsi pagare. Benissimo, ma il ristorante dove lo trovo? Ah, è qua vicino, se vuole le mostro un attimo, intanto. Aspetti un attimo, devo prendere un documento. Allora, un attimo solo che... che se no mi perdo qualcosa. Ok, possiamo andare. Maestro Shifu? Dove cazzo è andato? Ma questo è lei! Ah, ma sto scivolo, sei qui, se la cercavo. Sì, sono io da giovane. Qua avevo 15 anni, avevo. È la mia gioventù quando ero diventato conte di un regno, poi decaduto e mi sono unito a questi, diciamo, a questo popolo che era qui sperduto come me. E poi abbiamo fondato la città. Grazie. E si è fatto benissimo. E sono riuscito a recuperare il quadro grazie a un grande pittore di nome... E è costato 5 stack di monete, all'incirca 400 monete, qualcosa. Sì, un ritratto molto antico. La ritrae veramente al meglio. Grazie. Venghi, com'è che faccio vedere un attimo sta cosa? Ah, non corro, la prego.
Signor Dintach, Mi dica. allora, appena c'è anche i suoi Sì, compagneri che hanno esplorato questo territorio, siete tutti insieme, venite al comune che facciamo tutto, va bene? ok. Va bene. Penso che arriveranno a breve. Va bene, intanto io Però porto. seguivo il capo degli agenti bene. Ti sto facendo fare un Ok. attimo l'ispezione della città, insomma. Eh sì, venga qua, faccia attenzione a quell'uomo lì che è appena andato via. È un barone molto corrotto, eh? Faccia attenzione. Andiamo. È lui, ok. Devo sentirla questa cosa. Sì, tranquillo. È solo per prendere in giro il barone Asdrubale. Intanto facciamo battute, lo sappiamo bene che il regno è in grande prosperità in questo periodo. Dopo la sconfitta dei barbari, grazie anche al suo aiuto, Maestro Shifu. Ecco qua, il kebabaro. Devo dare ancora i soldi alla signorina. Ah, molto Ah, bello, ottimo stile, mi sì, piace. piccolino, classico kebabaro, sai che c'è a Roma, Napoli. Vedi, queste sono le specialità. Questi sono gli unici piatti che noi facciamo. Riso cotto. Quindi lei con la magia del capisci a me, lei può trovare queste ricette proprio appunto se qualcuno le chiede. Va bene? Le Le trovo do. qua dentro le ricette. Ah, eccole, ok. No, è qua dentro e adesso ti metto tutte le cose. In caso i soldi poi li posi qua dentro e ti do lo stipendio a fine. Prima Di quanto che vada. si tratta lo stipendio? Più kebab fa, più la pago, praticamente. E in quanto percentuale stiamo parlando? Ogni faccia che ogni 10 monete che guadagno io ne do 3 a lei. Va Facciamo 4. bene, affare fatto. Ok. Dai mano. Allora prendo un attimo le chiavi del negozio e le lascio a lei. Si ricordi di consegnarmele a fine giornata, ok? Benissimo. Che se no so cazzo. Salve, buon uomo, giovane la vedo. Ok, ha stesso problema. Devi premere B di Verona e lei trova le sue corde vocali da sistemare. Arrivo un secondo. Vado un attimo a consegnare delle chiavi. Maestro Shifu. Allora, ecco qua le chiavi. Anzi, vado. Allora, questi sono. Ok, lascia stare questi qua, aspetta. Allora, c'è i coltelli, ci sono, c'è il latte, c'è il cibo, c'è un po' di tutto, ok? Qualsiasi cosa. A tutto. Ecco la chiave. Senti, ma come si chiamano gli oggetti che devo fare? Ok, in che senso quali oggetti? Devo cercare il nome della recipe, così vedo come si crafta. Ah, dalla J. C'è scritto proprio qua. Come sta scritto qui? Ah, io gioco in inglese. Ma. Ah. Ecco, non so come si dice. Hamburger è sempre usato. Aspetta, fammi mettere a posto. Mi dici com'è fatta adesso? Aspetta, ho sbagliato. Ho scritto una cosa male. Ok, cosa dovevamo fare, scusami? Mi dici com'è che si chiama la texture di... Cioè, com'è fatta la texture della piadina, tipo? È una piadina, praticamente. Ti dico quale pagina è, aspetta. È a pagina... Cioè, tu hai GUI 2.0. Dovrebbe essere a pagina, tutti i piatti. Al... 20. Tutti quelli che ti 20. servono. Ok, però... Senti, beh, ma ti giochi in italiano, fai ESC, opzioni, lingua, italiano. Ah, va bene. Mi scusi, eh. Un po' di intelligenza. Poi dopo rimetto in inglese. Vabbè, sì, dopo. Tieni la chiave. Tieni la chiave. Mi raccomando, Ma dove sta la chiave? eh. A terra. Fammi vedere un attimo com'è.
Riso fritto. Vabbè, intanto le lascio, i clienti arriveranno a breve. Degli semi le case, no? Salve, sì, salve, venite, dai, venite con me, le portiamo a comune, la ragazzi. Casata, non della casa. Ok, scusi. Do, cioè, gli ho fatto vedere un po' tutta la città, dai. Tutta, se da solo nella zona di Asdrubale. Molto lontano, devo sapere. Quasi quasi tutta. C'è un problema questo. Allora, Giovinciotti, Giovincelli. Giovinciulla, non vedi quel giorno. Raga, comunque il kebab bar è sempre aperto. Andate a vedere chi ho messo al lavoro. Vai, vai, andate a vedere. No, no, non voi due, voi venite con me. Venite, voi andate. Arrivederci. Allora, ragazzi, non è molto lunga la cosa, però vi spiego. Allora, questa è la sala tesoriere documenti, ok? Qui ci saranno i vostri documenti e ci sarà scritto ogni singola proprietà che avete, ogni singola licenza che avete, proprietà che avete. Ok? Chiaro. Ora le faccio vedere. I vari dove ci sono alcuni vuoti, come vedete. Allora, noi dobbiamo trovare quelli vuoti per uno a testa. Ah, questo qua è da cancellare, giusto? Quindi uno verrà posizionato qui. Andiamo su Dim Touch. Ok, così uno già è pronto. Credo si scriva così. Oh, okay, sì, sì, esatto, grazie. Allora, prendiamo la chiave 1. L'altro ascolti così capisci cosa dobbiamo fare. Allora, il documento 1. Ah, fesse mamma. Ah, stiamo scherzando. Come fai a essere documento 2? Mi scusi, cioè... Non ti ho sentito questo paese, matto, non credi? Eh? Sono matti, non ho capito. Aspetta che sono chiamato. Ah, mica solo quello. Allora... C'è la licenza documenti e qui mettiamo quello di Dintouch. Ok, documenti Dintouch e licenza. Attualmente il suo documento è vuoto perché non ha nulla. Poi su questo ci ritorniamo. Documento 1 pronto per iniziare. Andiamo a trovare un altro vuoto. Stella, Giovinciulla, Gio... Eccolo qui. E qui facciamo quello di... scusi un attimo. Ok. Perfetto, andiamo a prendere la chiave giusta. Scusate ragazzi, ma è... la burocrazia è simile a un paese molto noto a noi. Ora un attimo, posso farti domanda fuori dalle lettere? Dimmi tutto quello che vuoi. Non si recuperano i cuori? Certo che si recuperano i cuori. Semplicemente mangia. Ah, no, 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 non sono io, vedevo la gente che c'era. Ah, no, è che chissà cosa sta facendo. Okay. Allora, ho preso questo libro e andiamo a modificarlo. Ok. Lei è signor... Vabbè, questi non saranno i vostri nomi nel gioco, però scrivo ovviamente il nickname perché ci si interessa quello. Perfetto, documento appena fatto. Questo che cazzo è? Ok. Scusi, ma c'è alcune cose che non sono state sistemate. Questo non è il mio ruolo, però purtroppo il tesoriere oggi aveva un impegno esterno diplomatico, quindi a volte non abbiamo sempre le persone a comando, perché essendo anche un ammiraglio si occupa anche della flotta. Quindi è un viaggio diplomatico marittimo. Detto questo, ragazzi, allora i vostri documenti sono registrati e quindi siete ufficialmente cittadini di questa nazione. Vi ricordo le cose molto importanti, non... se non avete il ruolo adeguato non potete uscire dai confini della città, perché prima di tutto ci sono invasioni barbariche e se venite scoperti potete essere puniti anche con una multa e un arresto. Se volete, ok, va bene. In caso ci sono dei ruoli specifici che fanno queste cose, perché hanno capacità e hanno qualità per farlo. Ovviamente i cittadini sono cittadini, ok? Detto questo, intanto vi do una cosa che noi diamo ai nuovi cittadini che non hanno un posto di lavoro e che non hanno le ricchezze, ovviamente, per soddisfare acquisti in generale. Tanto, ecco a lei, uno dei due, prenda. Ok, perfetto. Ecco a te. A posto. Grazie, grazie. Un piccolo consiglio, questi soldini che avete, venite con me, servono per fare acquisti. Quindi, essendo che voi non avete una casa né casse,
Usate queste casse che sono comuni, ma è personale per ogni singola persona. Penso che lo sapete sicuramente. Sì. Ok, quindi posateli lì i soldi perché se morite qualcuno se li fotta e sono cazzi. O spariscono, capitemi. Ok. Linguaggio molto franco. E vabbè, ragazzi, io sono molto sincero e la polizia fa il suo dovere. Fate conto che l'ultimo periodo abbiamo multato 6-7 persone in un giorno. Ma questo è un altro discorso a parte. Non saremo noi. Perfetto, Bene. detto questo, ragazzi, io immagino che voi volete iniziare un lavoro, immagino che volete mettervi già a fare Allora. qualcosa di particolare. Quindi, cosa avete intenzione di fare effettivamente? Allora, io ho pensato che potrei provare il costruttore, allora visto che. Ti piacerebbe fare il costruttore? Sì, si può fare, sì. Ok, allora, il costruttore è quello che effettivamente secondo me potresti già aprire un'attività. Nel senso che tanto aprirla non ti costa molto e non serve subito l'edificio, ti avviso. Semplicemente l'edificio ti dà più opportunità di avere clienti e ora ti mostro questa cosa e ne parliamo. Tu invece cosa vorresti fare? Il marinaio, sicuramente. E però poi Ah, inizierò. perfetto, cercavamo marinai. Poi, se, perché mi è stato detto che sono un attimo in pausa i marinai. E quindi anche. No, non è che sono in pausa, semplicemente c'è meno lavoro, ci sono più giorni liberi. Più che altro i marinai, oltre a occuparsi delle guerre, si occupano anche di trasporto di persone, merci importanti da proteggere dai pirati, perché c'è il rischio che i pirati ci possano attaccare. Una persona deve pagare le tasse, fammi scrivere. Ok, perfetto. Ragazzi, si segnano queste cose. Allora, detto Bene. questo, perfetto, il marinaio possiamo già registrare il documento, facciamo subito. Quindi, signor Lucky, se può avere pazienza, facciamo le sue cose. Noi cercavamo assolutamente queste persone. Sarà molto contento l'ammiraglio quando sono loro. Oh, bene. Indovina chi ha sbagliato chiave? Allora. Indovina che ha sbagliato chiave. Ragazzi, mi sta a pigliare per Deve essere culo. un casino gestire la tesoreria. Aspetti un attimo. Allora, sai cosa è successo? È che il tesoriere ha confuso le chiavi e quindi mi ha destabilizzato mentalmente. Allora, lei ha la licenza da marinaio. Le dico che la licenza da marinaio non è, non vale come licenza perché nel nostro paese una persona può avere un massimo 3 licenze, ma si intende di privato. È proprio una legge che impone, perché sennò quella persona scoppia la testa, ecco, diciamo, uscendo un po' fuori l'RP. Oppure magari ha 10.000 cose, ma non riesce a starci dietro. Il discorso è un altro. Allora, noi abbiamo un ceto sociale, ok? Il vostro è quello più basso che il contadino. Vi dico che per ora potete avere un'attività a testa finché non aumentate il ceto. Ogni ceto aumentato aumenta di un'attività fino al 3. Al 3 è il borghese. E il borghese ha questo vantaggio che può avere anche le fabbriche e avere più attività in vari villaggi. E non solo in vari villaggi, ma anche sullo stesso. Ad esempio, tu che sei un contadino, puoi avere solo un'azienda di costruttore, non due, ok? Che sia in altri villaggi, che sia nello stesso. Se invece arrivi a livello borghese, letteralmente sei diventato un imprenditore. Quindi hai la certificazione che sei una persona capace di gestire tali, insomma, tali responsabilità. Ecco, vabbè, va bene, giusto per dire. Non va a toccare il fatto di assumere personale, quindi se ti serve personale puoi sempre chiedere. Dintach, lei, la chiamo Dintach, non so che nome effettivamente vuoi usare, quindi se vuole dire nome, non so cosa, se vuoi usare quello. Valaros, Valaros. Ok, perfetto. Lei come si chiama invece? Matt. Ok, io scrivo così, poi mi dirà se è corretto. E niente, lo salvate in un foglio così le persone sanno i vostri nomi. Detto questo, allora, lei attualmente è ufficialmente un marinaio. Le pagherà lo Stato 40 monete di rame a sessione. E adesso, se aspetti un po', penso che vuole vedere come funzionano le altre cose. Andiamo a vedere le cose di Luke, finiamo i documenti e poi ti assegna il viceammiraglio, che ti farà vedere un po' come funziona il lavoro. Dai, ragazzi, Ciao dai. Ben. Come stai andando qui? Ciao, Tutto bene? Ben. Sì, oggi ci sta mostrando le possibilità di questa nazione. Mamma mia, Ok. tutto pronto. Ragazzi, Tanto fateci che sai passare per favore che niente. dobbiamo lavorare. Avete mangiato il kebab? Com'era?
faceva molto molto schifo, però ci sta, dai. Come faceva schifo? Sono andato nel bagno molto. Ma mi ha detto che era bravo a fare che babbo. Ma quando non c'è più Samir, mi sa che il Ma Samir, Samir ha problemi con la famiglia, suo figlio è ferito gravemente in missione. Mi sono cagato su. Vabbè, questo poi ne parliamo. Vabbè, come ogni arabo, dai. Vabbè, effettivamente. Andiamo. Allora, venite. Beh, come vedete, qua ci sono i negozi. Questo è il centro, è il quartiere più importante per Osiris, dove principalmente il commercio gira molto di più. Ci sono negozianti, tanti negozianti, e anche ristoranti in questo caso. Se vedete, ci sono i cartelli, però verranno migliorati. Qui vi danno indicazioni effettivamente dove siete. Attualmente esistono quattro quartieri, che è il centro storico Osiris davanti a voi, dove siete stati. Di là si va per la periferia, ma lì è gente... gente di bassa lega. Di qua invece si va per il quartiere più ricco. Cioè, e poi di là c'è l'altro quartiere che si chiama Montegrigio, che è in prosperità anche lui ed è stato acquistato da un barone, quindi gestito in modo diverso e decentralizzato, ma comunque da una percentuale di tasse di quello che guadagna allo Stato. Venite comunque, vi faccio vedere. Allora, questo è un tipico edificio da costruttore. Ciao! Venga a vedere. Ad esempio, per acquistare velocemente i clienti, ad esempio, la miglior cosa è avere la struttura, perché qua puoi scrivere e prenotarti per la costruzione, ok? Quindi ti faccio vedere l'altro negozio che è fatto molto meglio. Vabbè, scusate, le cose sono da dire. Venite. Un attimo di qua. Dai, dopo vi offro un bel kebab anche a voi. Di qua invece, come vedete... Oh, c'è un'orca che ha saltato, che bello. Salve signorina. Allora, se venite qua, guardate come è ordinata lei. Potete vedere il libro, vedete? Quindi io vi consiglio, quando avrai un negozio, perché sicuramente... Ah, ma tu sei un costruttore, lo puoi fare da solo, effettivamente. Non ci ho pensato. Quindi se te lo fai, ti do un consiglio di fare questa cosa. Se vuoi sapere dove si acquistano questi oggetti oltre il legno, ora ti faccio vedere tutto, bene? Ah, ora che sarà costruttore si metterà a piangere il capo poliziotto Ben. Perché se gli fai la struttura ti bacerà le palle tanto. Allora, venite. E ti pagherà anche tanto, te lo dico. Per gli oggetti, su questioni di legname, lo trovi. Questo è il mio negozio, l'ho acquistato. Eh sì, ragazzi, ho fatto un po' di investimenti, giusto che sia. Qui trovi, per esempio... Dov'è? Ah, è dentro. Eccolo. Per esempio, se ti serve il leggio per mettere il libro, ovviamente costicchiano, perché io baso i prezzi su quello che shoppiamo e compriamo, ok? Lei invece è una costruttrice di quel negozio figo che vi ho fatto vedere prima. Quella che è ordinata è brava. Ed è una delle più richieste. Fai conto che solo lei ha 9 attività da costruire attualmente. Eh sì, non è facile. Beh, detto questo, troverete di tutto, ti faccio vedere anche... Infatti sono sempre a lavorare, qua loro vanno in giro a fare le missioni, così io sono sempre lì a costruire da un lato e dall'altro. Vabbè, ma ora avrai una piccola mano, c'è lui che diventa costruttore. Sicuramente ti farà piacere, perché non ce la fai più, lo immagino. Se vuole le faccio vedere una costruzione che ho appena finito. Ok, vediamo se possiamo. Ah sì, andiamo, dai. Tanto tranquilli, ragazzi. Si fa tutto, intanto scrivo le persone che sono entrate. Allora, ragazzi. Questo è il fabbro. Per esempio, qui troverete tutte le cose. Quella piccola cupola. Vabbè, ma fai vedere le strutture serie, dai. Già stavo facendo una moschea, però è stata sorpresa perché non erano abbastanza grandi. Questo piccolino l'ho fatto io, ma lo dovrò riammodernare. Infatti, il prossimo è il... Questa qua è l'ultima che ho fatto. Questa invece ha fatto un altro costruttore, che ora deve comprare il gioco, poverino. Questa è la... okay. Questa è la casa... appena finita. Ci sono anche gli interni, guardate, per farvi vedere. Guarda che figo. Ci sono gli interni e potete anche sedermi. Ma ci sono i cassetti. Vede? Figo. Molto bello, molto, molto bello. Figo, vero? Beh, vi faccio vedere il fiume, dai, dove appunto diceva la ricchezza. Questo è un baronato, infatti. Vi faccio vedere anche il baronato, venite. Penso che ve l'avranno fatto vedere, no?
Mi hanno mostrato la casa del barone. Ah, ok, quella è la casa del barone, appunto. Ma si può visitare l'interno di sta? Certo che puoi. Nessuno. Tutti possono, è un luogo pubblico per tutti. Venite, ragazzi. Questa invece è la strega, vende le pozioni. È un'eretica, ma la vogliamo bene comunque. Come vedi, guarda Lucky, vedi per esempio, questa è un'attività, non c'è ancora la costruzione perché poverini i costruttori stanno facendo veramente tanta fatica perché prima erano tre, adesso c'è solo uno. E chi ha l'attività funziona, può lavorare, può vendere, solo che poverino ovviamente non avendo un negozio non attiri molta clientela, però lui è un minatore quindi un po' sti cazzi, ecco, mettiamolo così, nel senso che comunque vende quasi sempre minatore. Poi venite, vi faccio vedere. Comunque questa è una zona che prima, vi assicuro raga, ve lo giuro, non sto scherzando, prima c'era solo questo e quel negozietto lì davanti a noi. Guardate come si è ripopolato e come sta crescendo. E ora devono essere... Sì, e stanno costruendo altre tre strutture in questa zona. E hanno costruito ieri il porto di quell'area, per dirvi. Lui è Simon, come penso che si è presentato, e lui è il fabbro. Se ho qualsiasi cosa, armatura eccetera, basta chiedere a lui, attrezzi e qualsiasi cosa. Lui è l'arabo che vi dicevo oggi. Venite, venite. Quello è invece il porto per viaggiare. Dopo, se volete, vi faccio anche visitare Blackwater, che è un altro villaggio. Però vi consiglio di rimanere qui, perché comunque lì tre player sono AFK. E uno già vive lì, che è Jumper, appunto. E c'è rimasto un posto. Voi siete in due e penso che comunque vogliate stare un po' più vicini possibile. Quindi vi consiglio di rimanere in capitale. Tanto comunque potete viaggiare, si paga semplicemente una piccola tassina che è del viaggio. Come va il negozio? Ah, tra poco vi porto due clienti a mangiare, va bene? Veniamo a mangiare tre. Va bene, ho già chiamato due guardie. Ah, grazie, bene. Grazie. Dopo porto un po' di clienti anche io. Va benissimo. Qualsiasi cosa tranquilla. Senta, mi dica. Come... Non mi ricordo il suo nome, signor Matteo, no? Sì, sì. Secondo me, questo qua è business, magari mi sarebbe meglio parlarne in privato. Ah, aspetta, potete aspettare due secondi? Sì, sì. Ok. Dica, dica. Potremmo dare uno sconto a tutte le guardie che mangiano là dentro. Ah, beh, effettivamente si può fare, sì. Si può fare, ci sta. Basta che lo scrivi. Te lo dico fuori, e puoi scrivere in chat quando si tratta di fare pubblicità ai tuoi prodotti. Quindi puoi usarlo. Okay. Va bene. Oltre, poi no, abbiamo messo un paio di regole, puoi usarla. Se magari c'è qualcuno che proprio non riesce a trovare, puoi chiedere. E se qualcuno non può parlare con microfono, non ti sente, puoi scrivere, capito? Va bene. Venite ragazzi, scusatemi. Allora ragazzi, vi faccio fare proprio il giro più lungo, dai, così vi faccio vedere tutto. Allora, questa è area centro storico, il pescatore fa parte del centro storico e tutta quell'area, fino a dove ci sono i cartelli. Da qui in poi inizia il quartiere del fiume. Questa è la casa del barone, che lui comunque ha una proprietà qui. Che prima era un umile uomo, un macellaio, poi si è espanso e diventato un imprenditore fino ad arrivare a diventare un barone. Questo invece è l'enchanter, è minatore, dove vende le sue cose e enchanta le cose se avete bisogno. Questo appunto è il macellaio che vi dicevo, quindi se avete bisogno di cibo eccetera potete anche comprarlo qui. Quella è la stalla degli animali, dove, vabbè, questa è la stalla degli animali ma lì dei cavalli, e potete comprarvi un cavallo personalizzato. Queste ci sono le strutture che babbaro che vi ho fatto vedere prima. Questa è la casa del capitano Ben, delle forze armate. E questa è la chiesa dell'antico dio. Intanto faccio una preghiera ogni tanto quando mi avvicino. Gloria dell'antico dio. Se volete vedere vi faccio vedere gli interni. Allora, qui si può salire le scale, si sale sopra. I piani sopra che potete affacciarvi da sopra. E invece all'interno è così. Poi vi faccio vedere la cosa più figa. Venite. Meraviglioso. Allora, qui giù si scende in due posti molto importanti. Si scende nel primo posto, che è l'antica biblioteca, dove abbiamo tutti i documenti di quello che è successo in passato in quest'area e di quello che è successo al regno in generale. Qui ci sono tutti i libri generali, ma la vera più grande posto nascosto è questo, che lo faccio vedere ragazzi, solo per voi. Ecco. Ma mi sa che ha modificato qualcosa. Non si può andare. Qui sotto c'è la vera antica biblioteca con documenti nascosti. E c'è la sala templare dei templari dell'antico dio, che ora non posso farvi vedere purtroppo, ma quando ci sarebbe esco magari vi farò fare un giretto.
Sì. Allora, venite. Intanto oggi un po' di play non ci sono perché questa è una fuori sessione, quindi stiamo giocando tutti per un po' riprendere, essendo che c'è stata una storia lunga, un po' tutti sono indietro con i negozi e lavori, quindi abbiamo aperto per chi aveva bisogno, ecco. Ah, venite, venite. Vi faccio vedere adesso la cosa più importante. Come dicevo, qui c'è il centro delle attività, come vedete, da qui in poi. Questo è il kebabaro, quello è un costruttore, questo è un contadino, quindi vende anche lui cibo. Se volete dare un'occhiata, potete dare un'occhiata senza problemi. Mm-hmm. Vedete, qua c'è il suo cibo, vende tutto quello, ha finito un po' di merce, quando finisce ovviamente dobbiamo aspettare che riempie. Questo significa che... Ah, intanto vi do un po' di cibo, ecco voi. Questo dice un momento, ok. Grazie. Grazie, no, c'avevo bisogno. Ah, niente, tranquillo. Tanto qualcosina vi regalano sempre all'inizio. Questo abbiamo una casa e poi qua iniziano le altre attività. Questo invece è del cacciatore barra esploratore del Nether, dove vende oggetti che comunque a persone tipo costruttore o marinaio non è che servono molto. Forse a marinaio le frecce, ma solitamente il comune le regala perché non costano molto. Poi c'è questa invece sempre del fabbro, dove c'è la mostra delle armature. Potete dare un'occhiata alle... Ci sono quattro tipi di armature, quelle più forti se vi piacciono. Una di quelle ce l'ho io, come vedete. Lei ha quella da Century Knight? Armatura gotica dovrebbe essere. Ah, oh, ok. Credo. Sì, dovrebbe essere quella. Solo che ha il fiocchetto dietro la testa. E poi vi faccio vedere anche altro. Qui c'è un negozio, vedete, che anche lui non ho ancora completato, perché purtroppo... costruttori non hanno molto tempo e quindi è ancora incompleto. Qui ci sono altre strutture, questa è dell'ingegnere, questo è il cartiere, questo è il cacciatore, un altro cacciatore, questo è il boscaiolo. Tu che sei costruttore ti interessa molto sicuramente quello che ora andiamo a vedere. Questo è anche il cartiere. Il cartiere principalmente vende cose un po' stile esotico, mettiamolo così. Vende libri, vetro, carta, vende la sabbia, l'argilla, i mattoni. E vende tipo i zaini. Ora non so come mai non ci sono, ma vende anche i zaini. Vende in futuro, quando ci saranno le nuove mod, venderà anche le sacche per l'acqua fredda e calda quando ci saranno le stagioni, perché ci sarà freddo e caldo in futuro. E niente, poi vende anche altre cose. Qualsiasi cosa comunque, se avete bisogno, fate conto che il foglio vi aiuta. Se volete sapere che... Ah, premi sui libri. Ah, ok, se premete sui libri ci sono anche listini, prezzi per cambiare i colori dei backpack e degli aggiornamenti. Perché i zaini, per esempio vi faccio vedere un tipo, questo, è uno zaino. Potete metterlo sulle spalle o direttamente nell'inventario, vi funziona uguale. Premendo B, ci sono, se premi tasto destro, premi, ci sono degli oggetti dall'interno. Occupa uno slot del tuo inventario, ma te ne dà altri. E ogni zaino ha dei potenziamenti che sono... adatti a ogni singolo ruolo. Ad esempio c'è un potenziamento migliore per un minatore, magari uno per chi è contadino. Ok. Ad esempio per indossarlo potete anche metterlo addosso. Faccio un esempio. Ecco qui, vedete? C'ho lo zaino dietro. Scusa, scusate il mio petto fuori, ma è la skin di Samir. Allora, mi scoccio di cambiarlo ogni volta. Beh, questo è quello che ti interessa a te, perché effettivamente... tu costruirai sicuramente mattoni, per questo ho fatto vedere anche in cartiere, in legno e magari in pietra. Gli oggetti te li puoi fare tu, tipo i design, ad esempio vedi lui ha fatto le porte, eccetera, li fai da solo, non c'è bisogno di comprarli da nessuno, chi è il costruttore. Qui c'è tutti i legni che ti servono, magari per le costruzioni che vogliono fare, ok? Trovi tutto quello che ti serve. Intanto, venite. Vi faccio... Deve fare... Cosa? Beassico. Tutto fa da solo. Costruttore è l'unico ruolo che hai permesso di fare proprio tu. Vabbè, ma gli assi è una cazzata, non c'è bisogno del falegname. Il falegname ti vende degli oggetti più particolari, ecco. Tipo il leggio e cose così. Vi faccio vedere solo la periferia, poi torniamo a comune e stipuliamo l'accordo da costruttore, va bene? Va bene. Così ti mostro il villaggio, non vi perdete, ragazzi, perché comunque è ovvio. Poi dopo andiamo a mangiare un kebabaro. Dopo metti i cartelli per la tua attività. Prima di iniziare andiamo a fare un giretto a Blackwater. Vi faccio vedere anche quel villaggio. Non ci mettiamo molto, era fine. Abbiamo quasi finito. Che è sempre bello comunque far esplorare le persone nuove. Allora ragazzi, vi faccio vedere. Questa è l'unica cosa che vedrete di wow, nel senso a livello meccanismo e tecnologico.
Questo è una fabbrica vera e propria. Deve un imprenditore che è Felipe, che è un borghese, che è un vescovo, ma è anche un minatore. Questo è un macchinario che produce ferro. Volendo, posso usare questi macchinari per costruire. No, non funzionano in quel modo che pensi tu. Questo macchinario sono macchinari che producono materiali, ecco. Materiali creano energia, ma non creano strutture. Ma non, no, non penso che sia la CRIE, sicuro? Sì, con la CRIE si può fare. Ah, allora forse sì, non lo so, sono esperto. Teoricamente no, perché sarebbe un po' cheatare, ecco. Diciamolo, mettiamolo un po' così. Allora, intanto vi faccio vedere la periferia, che non è tanto. Vedi già, fabbrica abusiva di Felipe. Faccio capire quelli della periferia, sono un po'. Sai, il popolo. Scarto del nostro popolo, ecco, dove c'è gente. Poi vi faccio vedere intanto, questa è la periferia, questo è un bosco che lavora in boscaiolo, ha vari tipi di legnami e li vende. Come vedete anche qui c'è un ender chest, li trovate comunque in giro se vedete, se vi servono. Sono ovunque, sono un po' ovunque, nei luoghi pubblici principalmente. La stazione di polizia, comune, lo trovate al porto, lo trovate anche qui in periferia senza problemi. Qua non vi faccio allontanare troppo perché lì è la casa del signor Felipe. Lì è il contadino del boscaiolo. E lì, se vedete, siamo proprio dal barone alla fine. Se ci fate caso, abbiamo fatto proprio un giro. Il giro, Sì, sì. il giro lungo. Possiamo tornare, ragazzi. Stipuliamo un accordo. E ti spiego come installare effettivamente la tua attività ufficialmente. Signor Doge, Mi dica tutto quello che vuole. non consiglia di fare anche il costruttore a me, vero? Oltre che Dipende, a marinaio. questo da voi. Potete anche aprire l'azienda da costruttore insieme, in società. E Vabbè, puoi anche vedremo, ci fare penserò prima. marinaio. E puoi fare anche marinaio, non è che è un problema. Però se vuole aprire in società, alla fine avete la possibilità anche di aprire le cose in società, eh? Ci penserò prima, Semplicemente una vedremo. persona intesta la proprietà e l'altra, viene scritto nel suo documento, che ha la cointestazione dell'azienda, così l'altra persona non può truffarti in caso. Questo è un ristorante che a breve aprirà, effettivamente non ve l'ho fatto vedere, è ancora in fase costruzione, deve finire gli interni. Niente, qua siamo dietro la falegnameria, quello è il mercatino che nell'ultimo periodo abbiamo più aperto perché troppe cose da fare e un po' ci siamo dimenticati. Detto questo, dai, andiamo al comune, facciamo tutto, mi porto a mangiare un bel kebabino e poi ci divertiamo, ecco. Andiamo a fare un giretto a Blackwater. Allora, chiave del comune già ce l'ho, a posto, pensavo che fosse lì. Allora, andiamo a aprire il seguente documento del signore, abbiamo detto. Spero che sia questo, ti prego. Te parevo che non sbagliavo. Ecco qui, andiamo. Allora, prendiamo il suo documento e leggiamolo. Documenti Luke, lei acquista una licenza da costruttore, quindi terreno, deve aprire per forza l'attività, terreno più attività. Lei attualmente le consiglio di fare un 5x5, poi in futuro se la ingrandisce, perché lei deve pagare 25 monete così, comprando la licenza eccetera, rimane con 5. Per questo all'inizio dicevo aprire un'attività è difficile, ma col costruttore li recuperi istantaneamente, te lo dico. Allora, lei è ufficialmente un costruttore, la firmo anche nei documenti reali, cioè quelli dal computer, che lei adesso è un costruttore. Lei ha finalmente un nuovo. Aspetta un attimo, costruttore, ne abbiamo attualmente 4, grazie a lei. E poso questo documento perché non sono entrate altre persone, c'è cioè bisogno di portarmelo appresso. Intanto tu per ora hai detto marinaio, quindi a posto. Allora, l'unica cosa, devi darmi i soldi, 25 monete. Vado a prendere perché mi faccio Ah un sì, po'. vai, tranquillo. Nel frattempo il marinaio devo andare a parlare con l'ammiraglio, Sì, che non c'è oggi, ma ti porto da viceammiraglio. Ma più che altro adesso ti faccio fare anche un kebabino in giro a Blackwater. Poi andiamo da lui, no? Va bene. tranquillo. Tanto oggi, ripeto, siete molto più tranquilli la vostra giornata. Non è molto. Anzi, lo portiamo con noi, signor.
ti facciamo venire con noi, così ti spiega un po' come funziona il trasporto, cose, così ti fa vedere. Così facciamo il viaggio a Blackwater e ti porta. Lei, Lucky, allora, venga con me e ti faccio vedere un'altra cosa. Allora, questo, facciamo una cosa. Te li offro io. Ho visto qualcuno, tipo... volare. Sì, sì, mi sono un attimo... Allora, guarda, gliele regalo io 4 perché ovviamente costano un po'. Questi cartelli ora ti spiego a cosa serviranno poi. Oh cazzo, mi dai 5 monete e poi te le ridò che metto il prezzo. Ok, grazie. Olè. Così ho fatto, vedi? Tieni le 5 quindi, monete. Gli oggetti che sono qui sono quelli che io non mi posso fare da solo. Non ho capito, scusa. E gli oggetti che sono qui sono quelli che io non posso farmi. Non so. Sì, bravo. Praticamente non puoi farti una. Allora, non è che non puoi farti per regolamento. Per RP non te lo puoi fare. Ma se te lo fai in modo illegale, puoi, capito? Cioè, l'illegalità capita. L'ho fatto anche a volte io, quindi per dirti. Allora, intanto hai preso i cartelli. Con questi cartelli, tu semplicemente dovrai decidere effettivamente dove aprire la tua attività, ok? Quindi deve scegliere il posto. Semplicemente le consiglio un posto dove effettivamente la gente passa sempre. Quindi quell'area lì non è male per niente, fiume, che la gente ci passa, perché comunque c'è anche l'altra costruttura, quindi uno se passa lì lo vede. E in più anche dall'altro lato, sotto il barone Panzer. Però le consiglio, secondo me è meglio qui, che la gente passa di più. Cioè, quali sono i... Cosa? Non ho capito. Scusa. Quali sarebbero tipo i posti liberi? Cioè, sono quelli. Qualsiasi, quelli che vedi dove non c'è costruito. Ti porto, vieni. Allora, un consiglio che ti posso dare. Lo puoi effettivamente buttare anche qui a destra. Ti faccio vedere. In posti comunque che c'è gente. Ad esempio, può farlo anche in quest'area. Si mette qua vicino. Devi semplicemente fare come ha fatto il ragazzo qui, vedi? Lui ha fatto 1, 2, 3, 4, 5. Tu devi fermarti a 5. Devi mettere 4 cartelli che indicano la tua costruzione. Ti consiglio tipo qua. Secondo me ci sta bene. Tipo da qua inizia. Metti il cartello. Scrivi proprietà di Luke. E ti consiglio, aspetta, ora faccio venire i cibi. Ah, non è crashata, cazzo. Fatti subito l'insegna, che ti fai subito pubblicità, tanto non costa molto. Cosa scrive costruttore? Vedi come ce l'ha lei. Allora adesso devi mettere altre 3. Devi fare 1, 2, 3, 4, 5. Questo lo possiamo togliere. E facciamo 1, 2, 3, 4, 5 qui. Ti toglio questo che è brutto da vedere. Qui davanti. Ok, puoi anche scrivere solo proprietà, sì, basta, è importante che i due cartelli davanti c'è scritto. Attività, bravissimo. Perfetto. Sì, sì, poi te lo sistema. Allora, a posto. Raga, potete aspettare due secondi, c'è un problema tecnico, subito ritorno, mi devo tippare, è successo un problema. Subito arrivo, va bene? Don Red, Chewbacca, subito arrivo. Che è successo? Venga. Oh, mi ha chiuso la porta in faccia. Cosa è successo? Vada in niente. Quelle vette qua non si tolgono. Ah, da perché ti sei dimenticata di toglierlo per questa, aspetta. Te lo ridroppo, aspetta, tranquilla. Tieni. Per questo non ti funzionava, ok? Le altre le riesci a toccare o solo quella non riuscire? No, no, tutto? Ok, te le do simple. Ti sei dimenticato, ma non preoccuparti, non fa niente. Tanto no, erano anche vuoti, quindi tranquillo. Va bene? Tutto a posto, no? Sì.
Ok, a Era posto. solo questo. Ah, un'altra Ok. cosa, le devo pagare le tasse. Puoi dargli a Panzer, tanto devo incontrarmi con lui, devo ritornare al punto di partenza. Eccomi qua. Scusi, signor, però giusto come Vai, vai, tranquillo. Dove sta? Ah, ciao Ben. Vieni qua, vieni. Cambia costruttore senza perdere tempo. Lui è costruttore. Cancella dall'altro libro e prenota da lui. Ti ho portato già un cliente, Luke. Salve, Luke, salve. Salve, salve. Mi servirebbe una nuova attività per il mio... la mia Mi dai i attività. soldi? Ok. Che tipo di attività è? Ti do tutto, Stiamo uscendo pure le avvie. Allora, io ho scritto aperti per Restella per essere sicuro che poi pagano. Tanto loro hanno tutto di là, quindi non tocca a me, le loro proprietà. Che sono... Aspetta. Tieni. Vai, vai, dai tutto. Però poi devo pagare pure le mie di tasse. Vai, vai, tranquillo. Vabbè, tanto tempo c'è. Martina, vieni qua, ti do i 5 monete. Altro che devo fare. Ho scritto salve Sono solo. io che devo darle al comune le 5 monete. Allora, Ben, vai a cancellare dall'altro costruttore. Te l'ha prenotato lui, però aspetta un po' che gli sto facendo delle ultime cose e poi te lo libero, va bene? Ok, dai, Jim. Poi ti Non chiamo ti io, invito va comunque. bene? Ah, Sì, sì. Ok, grazie. perfetto. Andiamo? Che vi faccio vedere Va cose nuove. Andiamo, dai. Ci vediamo dopo, ragazzi. Panzer, vieni con me tu. Che mi servi tu. Martina, appena costruisci il suo edificio, ti ci fai l'insegna, ok? Ci vediamo dopo. Andiamo. Andiamo, scusatemi, ragazzi. Ovviamente. Allora, intanto lui attualmente fa da viceammiraglio. Ora, Panzer, dopo gli spieghi come fare marinai, eccetera. Però vieni con noi. Sono marinai? Solo Sì, Dintach, solo giusto lo aiuti tu ok. poi quando c'è l'ammiraglio. Va Perché lui bene. ora non è più un marinaio, adesso lui è un barone. Però quindi lui ha una carica Oh. da generale. Però effettivamente potrebbe fare anche l'ammiraglio momentaneo, eccetera, perché è proprio appunto una carica. Non è un problema. Venite, venite. Dai, venite che vi offro un bel kebabino. Buonasera. Buonasera. Ciao. Dai, Ciao, questo è offro. vecchio di 1000 anni. Sì. Buonasera. Prego. Eviti. Grazie. Non complimento, amarato. Guarda, ti dico. Faccia. Cosa volete, ragazzi? Scegliete, dai. Allora, Facciamo dare una io. casa. Riso Sempre fritto. se è fattibile. La specialità della Sì. casa? Ho Vai, capito, faccia ci resto, quattro sì. specialità della casa, dai, venghi. 4, va Riso fritto. Tenga, tenga. Ah, va benissimo, vedi. Bene. Subito Meglio. arrivo, ragazzi. Potete accomodarvi. Arrivo un attimo ad appostare i soldi del comune e le chiavi. Perché c'ho 64? Ma che cazzo mi sono droppato? Scia miseria. Erano tipo 50. Fatto apposta. Ma no, mi sono cancellato altro. Sono bestia mia. Allora, fammi posare i soldi del comune. Devo andare a casa prima. Adi, per essere un giorno fuori server, siamo 12, eh? Ah, oh, vabbè, sì, possiamo poi riprenderli. Allora, devo dare. No, cazzo. Ma no, non c'è bisogno. Preso i soldi. Ho chiuso le casse, fammi controllare. Scia miseria. Chiuso, chiuso. Soldi. C'ho sto problema anche nella vita reale, che ho paura di dimenticarmi le cose aperte. Ah, ti spero che vieni a formare un po' di alga, almeno mezz'oretta. Ciao Simon. Vabbè, sono le mie figlie.
Mi dica, venga, vieni però, vieni, che vado un po' di fretta. Non so se ha sentito prima cosa di portarla sui barbari. Cosa hanno fatto? Ah, sì, sì, il fatto che per ora ce le siamo tolti dai coglioni per un po'. Sì, sono, però il problema è che stanno uscendo nella città di Nordic. A chi è? Con me, la città che ha invaso, sono arrivati 1000 soldati. Ah, ma quella città era loro comunque, non è che l'hanno ripresa, è sempre stata loro. Lo so, no, appunto sono andati là, sono... Ah, si sono andati là quei bastardi? Allora per questa ne parliamo nel momento giusto. Perché ora, per adesso, lascio il popolo un po' riposare, stanco di queste guerre. No, perché hanno riattaccato, hanno provato un'altra volta a riattaccare colpi russo. Sì, ma adesso non riusciranno come prima, siamo diventati più forti. Eccomi. Beva. Grazie. Siamo in lunga vita. Oh. Allora tieni, signorina. Oh, grazie. Tanto le vendo io, me le droppo automaticamente. Mi vedo tutto, sì. Allora ragazzi, come va oggi? Bene, bene. Benissimo. Allora, prendo anche il divanetto, poi li mettiamo a posto. A chi lo devo dare? A lei, va bene, a lei. A lei, pure a lei, venga. Mi ricordo i tempi della nave. A lei, signor Matteo, pure, lo vuole? Sì, è ovvio, certo. Va come... bene, venga. Ah, fammi assaggiare sto piatto di Samir. Venga. Mamma mia, sto piatto di Samir, benessere mi ha dato, ragazzi. Buono. Ma è un piatto, però. Maestro, sono arrivato io qui per quattro piatti, non per cinque. Ho capito, ma infatti qua questo poliziotto, non ci doveva essere. Ma questa specialità è alta classe. Questo è un problema. L'ho pagato e mi sono preso pure il cibo. Il cibo quando è arrivato a lei. Senta, signor Matteo, qui mi hanno dato veramente il legittimo lunga vita, veramente mi ha aiutato molto al lavoro. Ah, è importante bene. Che funzioni, E funziona benissimo. Lo scopriamo già. Tra un po', immagino, ma è stato tutto, no? Signore, già visto che ho dato il piatto al San Giusto, funziona veramente bene. Oh, importante che funzioni, se no, questa... no, funziona, non si preoccupi, mi sento scusa, benissimo. Al barone di una piatta. Ma dove è andato? È sballata. Un regalo, perché qua c'è un altro negozio, un altro ristorante, diciamo, Blackwood. Ah, si calmi, si calmi. Maestro Scifo. Maestro Scifo, si calmi, Tutto bene. Volete mangiare? Che non avete mangiato? State là, vi vedo un po' più male. Ma io la voglio mangiare. Vai, venga. Ma è grazie. Vai, qualcuno mi fischia. No, raga, io mi siedo qui perché mi sento questo lato. Ma perché è cucina mia lei? Ma che sta no, mi sei preparato al personale. Mi sei preparato al personale, oh. No, entra la pulizia. Qualcuno si è scattato il culo. La prego di uscire, signore. Se glielo posso consigliare, maestro Scifo, potrebbe mettere qualche divanetto in più. Non ho fatto io la cosa. Faremo presente a Samir questa cosa, ragazzi. Ma chi è questo famoso Samir? Scusi, signor Matteo. Samir è una brava persona. Viene dall'est della... cioè non è arabo, ma viene dall'est arabo. Chi è l'est? È un regno, era un regno che è stato sconfitto da lui. I ragazzi che là scrive Joe. L'impero Shervan ha sottomesso il popolo di questo di Samir, praticamente. Shervan, sì, si sentono i nomi anche da noi, alle isole. Ah, davvero? Minchia, sono molto conosciuti. Lui viene da Shervan, solo che vive adesso con noi. Oh, bene. Boh, ragazzi, signor Shifu, signor Shifu vuole venire con noi a Blackwater per vedere la sua casa. Venga, vedi, io devo lavorare qui. Ah, devi lavorare? Vabbè, dai, vieni a farsi un giretto, dai. Benissimo, andiamo. Solo una cosa, aspetta, solo una cosa. Dammi la chiave, per favore, che la vado a posare. Tenga, non ci vedo nulla. Ecco, qua, davanti a te, dietro. Dietro. Dove? Qua. Grazie. Dai, dammi. Ok, posso. Allora, Shifu, dove sono tutti i soldi? Eh?
I soldi dove sono? Ah, ok, ci sono, riduci i sensi. Allora, i soldi? Allora, senta, sì, ho ricevuto 50 monete oggi, di cui e 10 di mancia, quelle di mancia me le tengo, e queste qua sono le monete che ho ricevuto. Ok, 60? Ti viene dato il 50% dei guadagni. Grazie mille. Per ora puoi chiudere il ristorante, dai, lascia stare. Bene, va bene. Vediamo tutto, a posto. No, Gio, però vorrei inaugurare il nuovo porto io. Diciamo è un viaggio un po' più lungo, ma dai. No, no, che viaggi lunghi, dai, che quel povero Cristo deve lavorare. Ma chi è che deve lavorare? Evo, deve fare la roba di Carlo, poverino. Ah, pensavo Shift. No. Eccomi, eccomi ragazzi. Allora, devi insegnare a Dintouch come funziona. Spiegagli tutto, va bene? Allora, ragazzi, fate silenzio, ok. Allora, sono valato, sì. Allora, devi usare il muscolo. No, Shifu. Via dal cazzo, per favore. Io vedo male, mi ci siedo. Tasto destro, vai. Okay. Ok, e adesso per le vie R e ha fatto, ha visto? Okay. Si deve, scusate, si ragazzi, deve girare, ma però si deve girare. Ok, okay. Aiuto. R, fermati! Allora, scendi un attimo che guida Panze che non conosci la strada, ovviamente. Allora. Carlo, scendete ragazzi, aspettate, vai. Ok, vai. Vai, potete sedermi? Adesso ti mangio. Fate attenzione che... sì, attenti a... Ah, un'altra cosa di intaccio. Attento a colpire il capodoglio con la nave, ti sciotta con un colpo qualcosa, se ti vuole uccidere. Ma perché non salgo? Ma è pacifico di base. Madonna, ragazzi! È l'animale più bello del mondo! No, ragazzi, muoio, aspetta. No, Vadi. Vescovo, salga. No, ma se ne facci, no. Ecco, vescovo Celestino. Ciao. Comunque attenti ai capitoglio, perché non vogliamo essere shottati, mi raccomando. Ma che chi sta interessando? Comunque ragazzi, stavamo dicendo, adesso andiamo nel nuovo, un altro villaggio, abbiamo questo altro villaggio che è dall'altra parte del mare, ecco, ora lo vedrete, cioè ora no, dobbiamo fare un piccolo viaggetto. Durerà a lungo? No. Come soffri di mal di mare? Come sei arrivato da noi? Scherzo, ragazzi attenzione. Quello è il villaggio? No, sono... Attenzione, ho paura! Capitoglio! Oh, attento! Scappa! No, però non lo prendere, questo è aggressivo, ho pure le ferite in faccia, questo era quello aggressivo, quello che mi ha shottato un colpo. Uccide pazzi, questo ci shotto. Distrugge. Sono animali molto aggressivi. Distrugge. Ecco, siamo arrivati. Sinistra. Grazie, oggi gentilissimo. No, vedo che stai andando dritto per dritto. Sì, stiamo presentando la città ai ragazzi. Com'è? Dovrebbe starci una la città deserta. Qua Blackwater, quindi. È vero. Ecco. Perfetto, dopo. Ma perché sei andato a quel porto, Gesù? Perché c'è una barca là, almeno quando torniamo. Che cazzo significa? Andiamo tutte e due là.
Ma questa no, è mai questa di qua. Di chi è? No, non è di nessuno, l'abbiamo lasciata qua. Ah, abbandonato, ok. Ah, qua fesse mammita. Allora, ragazzi, questo è un ristorante. Oh, meraviglioso. Risto, sushi e pizza, guardate, se volete vedere. Occhiatina. Bello, eh? Da sopra si può anche mangiare, ci sono dei tavolini. Vedo un po' il suo pene da qui. Immagina di mangiare qui con questa vista. Con questa vista. E poi c'è anche il privé. Volete vedere? Questo è un ristorante di lusso, ovviamente. No, il culo in faccia, no. Aia. Vieni a vedere. Venite, venite. Qui c'è il privé, la zona migliore, diciamo, per mangiare. Ora non ci sono le tavole perché dovevo aggiustare le ultime cose. E si mangia qua dentro da soli. Bellissimo. Interessante. Sì. Io mi sa che devo andare e... No. Maestro Shifu, è stato bellissimo averlo come cuoco. Arrivederci. Si vede le sue tecniche. Arrivederci, signori. Arrivederci. Maestro Shifu, addio. Venite ragazzi, faccio vedere il resto. Qua come vedete c'è un altro contadino che ha i suoi campi qui, il suo negozio. Questa è una casa popolare. Infatti poi quando possono prendersi la casa privata, questa si svuota e possono andare altre persone a vivere. Questo è l'altro costruttore, che c'è quello là che dicevo, il gioco pezzotto. Ora è un po' vuoto perché tutti e tre avevano il gioco craccato, quindi... Questa è, guardate, i pomodori, è la sua zona dei pomodori. Oh, interessante. Sì. Questo è il piccolo comune di questa città. Comune Blackwood. Sì, vabbè, pensa che era ancora più piccolo prima. È stato un po' rinnovato. Poi si migliorerà. Per ora serve, perché comunque il popolo è piccolo qui, quindi non ha bisogno di un comune grosso. Anche perché il comune è gestito comunque dalla capitale. Poi ragazzi, possiamo anche tornare indietro e potete iniziare la vostra vita. Vabbè. Allora, intanto Ben, hai parlato già con il costruttore? Gli spieghi tu tutto mentre viaggiamo? Oppure vuoi spiegarlo appena arriviamo? No, già te l'ho detto. Ah, già avete fatto, ok. Ok, penso che sia già pronto per lavorare. Hai cancellato da Giovinciulla la tua cosa? No. Ah beh, lo cancelliamo dopo. Ha detto a fuci direttamente, se non sbaglio, quindi grazie. Ma no, ma ho nelle mani le vite del doge. No, di Jota. No, no, no. Tutti, ragazzi, no? Non sa del banco, non sa del banco. Fategli provare la nave. Sì, infatti, fatelo usare al marinaio, che deve allenarsi. Però vengo con Paz perché non voglio morire. A portare, dai. Alzate, ragazzi. Grazie. Vai, potete... Vai, alzati. Vabbè, niente. Vedo difficoltà in questo. No, perché? Ok, sedetevi. Ma non ti devi alzare, non ti devi alzare. Ah, ok, basta, andiamo, dai. Premier! Scendi, no. Ma no, Carlo! Carlo, scendi da quella cazzo di... Ma no, io, andiamo. Ma deve fare il marinaio, lui! Ah, vai, metti, dallo. Ok, va bene, andiamo... Vai. Minchia, che difficoltà mentale. Cazzo, è molto più veloce. Andiamo, andiamo. Iniziamo ad andare o siamo dietro? Vabbè, siamo dietro. Sì, dietro, così vediamo. Poi chiudi la vela, sennò vai più veloce di lui. Se chiudi la vela, vai alla stessa velocità. O lasci la vela aperta e non remi, non o viceversa. Posso, non posso. Sì, anche chiudi la vela, chiudi. E nuota. Vede? Ok, scherzavo. Forse... La galea è più veloce rispetto alla... Perché ha sia la vela più... Va a destra, va a destra, va a destra, va a destra. Gesù Cristo. L'ultima cosa che voglio è da un capodoglio. Madonna, ti giuro, l'altra volta fra un colpo. In diretta, sì, porca puttana.
Comunque che bello avere l'auto qua giù. Però devo fare benzina, non c'è molto benzina. Vabbè, io mi credo di fare il viaggio, no? Vabbè, no, il benzinaio c'è, cioè, proprio vicino. Si ferma là. Sicuro. Sì, si ferma là. Attenzione, 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 attenzione. Destra, sì. Destra, destra, destra. Perché c'è una nave pirata qui? Non io, giuro che non sono stato io a bruciarlo. Ci hanno attaccato Doge, non si ricordo. Ah, giusto, sì. Oppure qua ci hanno attaccato Doge. È stato un massacro. Sì. Attenzione che non... Vai, io scendo. Che riponiamo tutti. È solo questione di fare di esperienze alla esatto, fine. Esatto. Sì, sì, tranquillo, dai. C'è sempre la prima. Ah, giusto io, tranquilli. È andata diciamo bene. Non è dove sento riparare. Ecco qui. Abbiamo okay. Quattro navi. Queste sono navi dello Stato. Poi ci sono anche le navi private, potete comprarvele in futuro. Quando se viaggiate tanto vi conviene per il commercio. Detto questo, dai, Lucky, ti lascio col signor Ben. Ti spiega dove fare l'attività, eccetera. Tu, Dintouch. Sei disponibile? Andiamo anche ora. Dica. Andiamo, andiamo. Vai, vai, lui va. Tu, Dintouch, quindi alla fine che farai? Per ora provi solo a fare il marinaio? Sì, sì, sì. Ah, ci sta, ci sta. Okay, signor Doge, si ricorda lei quando ero la attività? Un 10x10 o un 15x15? Quella che hai comprato? Quella che ha fatto. Non era 15x15? Dobbiamo controllare al comune. L'ha fatto vedo, non lo sapevi quindi. Ma si sono messi i cartelli? Non ci sono i cartelli? No, ancora no. Ah. E abbiamo scelto ora la. E andiamo a vedere nei documenti. Andiamo a vedere nei documenti. Penso che ci sia già. Io, allora, tu nel frattempo vieni qua. Allora, se ti servono archi all'inizio per iniziare, eccetera, parla con Simon, che non... Dove sia? Dov'è Simon? Non è qui? Vabbè, ti porto io da lui. Vabbè, seguici, seguici. Sì, poi vieni a comune quando ha fatto. Bene, venite, venite. Se viene a comune magari le prendiamo in misura. Ah, pensavo che stava lì. Ci sta maturo. Vabbè. Comunque mi devo fare... Ah, eccolo, Simon. Vai da Dintouch che gli serve acqua e frecce per iniziare. Un'armatura, parla con lui. Bene. Allora. Taradan tan 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 taradan taradan tan tara taradan taradan tan tara taradan taradan tan ta taradada tadadada 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 tadadada. I documenti sono intestati a Edward, sì, ok. Chiave numero 5. Diamo chiave numero 5. Dinta. No, sto sbagliando. Quindici per 15, come avevo detto. Bene, se... Vabbè, sì, dai. Ma in... Pace poi fra, tipo... Se è più grande, viene a comprare terreno e sei a posto, scusa. Fate prima così. Ma penso che sia un 15 per 15, secondo me. O tipo un... No, ma è sì, un 15, mi sa. Boh, io non so, vedi tu. Diciamo la... Il museo che ti ho fatto vedere io. In pratica non lo possiamo fare quello là. Quindi ho dovuto cercare un altro video e si fa un... Ah, ok, vabbè, vedete voi, cioè vedi tu alla fine. In pratica quello là vecchio non c'erano i punti. Vai, vai, tranquillo. Gli occhini come? Ah.
Ok, ora si passa alle tasse. Stanno facendo tutto, no? Ah, è il mostro. Ciao Dintouch. Hai trovato Simon? Sì, sto andando dal da Fabro. Ah, ok, perfetto, perfetto. Wow, qua ci sono vari tipi di cose. Simon, mi raccomando, trattalo bene, dai. Ok. Più bei posti. Sì, questa è la sala del faro. Queste sono le casate, vedi? Sono scritte sabate qui. Interessanti. Questa è la casata di Shervan, dove viene lui, la sua armata. È lo scudo dei Shervan, dell'impero Shervan. Molto interessante. Grazie mille, signor Shervan. Ah, gliel'hai regalata? Anzo, ma è ricco. È ricco, è ricco. Io, vabbè. Sono strapieno di ferro. Ah, comunque qui c'è l'arco, guarda, c'è l'arco normale. Oppure si può comprare anche già un arco abbastanza forte. Io lo consiglio questo, l'arco lungo. Però costa 30. L'unica cosa è questo, costa un po'. Le frecce te le fornisco io. Aspetta. Che ne abbiamo perché per... non dovrei prendere la palestra? Ah, non so, dipende da quello che si trova lei, eh. Io non so cosa preferisce. Ci penserò su. Allora, aspetti un attimo. Tieni. Queste sono le frecce. Grazie mille. Grazie mille. Poi veda lei, alla fine può anche comprarsi una spada all'inizio. Alla fine marinai solitamente l'arco è molto comodo per loro. Per iniziare, perché quando andiamo in battaglia la fanteria si butta avanti, la polizia e gli arcieri sono la marina praticamente. Ci sono anche armi da fuoco, appunto, tipo questa, guarda. Vieni, vieni, te la faccio provare, vieni. Oh, wow, che onore. Questa si chiama cacciaterroni. Che nome è intrigante. Vieni qua, si posizioni qui, vieni. Tieni. Grazie. Faccia attenzione, con tasto questo destro si spara. Ammazza antico dio. Che roba. Che arma interessante. Avanzamenti tecnologici a livello più massimo. Sì, però sono sincero, l'arco lungo è molto più forte, te lo dico. Quindi pensa. Questo uccide con due colpi. L'arco lungo, se lo incanti bene, è sciotta, letteralmente. Che cosa in più. Boh, detto questo, oggi abbiamo missioni da fare, qualcosa del genere, la polizia, mi ricordo. No. No, oggi era la giornata più tranquilla, vero? Sì. Che era tutta su riprenderci un po'. Perché tu venerdì o domenica, mi pare, allora, abbiamo la missione di guerra, quindi sarai molto impegnato tu. E più che altro, cosa devo fare io? Ah, solo le tasse, quindi c'ho tempo. In realtà a posto. Se ci sono poi pirati, ovviamente li senti sparare. Tu puoi usare le navi assolutamente. Puoi prendere navi e armi per combattere. Che se tu copri le effettivamente le coste. Poi vabbè. Oltre questo non c'è altro, dei marinai. Perché tanto. Allora, lì c'è la torre di avvistamento, ma non è che usiamo molto. Perché tanto abbiamo l'allarme delle campane. E niente, i pirati si sentono perché bombardano la città. Si sentono proprio bombardare. Poi cosa? Dimmi, dimmi. Per quanto riguarda invece lo stipendio, Doge? Lo stipendio lo prenderà ogni sessione 40 monete. Anche questa sessione dove non è che abbia fatto molto. No, dalla prossima. Questa qua lei ha avuto quella da disoccupato perché è partita disoccupata. Dalla prossima lei prende proprio quella da... Chiaro. Cioè, lei comunque non ha proprietà. Okay. Quindi lei spende zero di tasse. Bravo. Sì, solo tuo fratello in questo caso. Lui ha una proprietà fisica, deve pagare 25. Quindi è ovvio che Jordi si deve mettere al lavoro. Sì, poi sì. Cosa c'è? Paghiamo le tasse. Vado un... Fai una cosa. Vado un attimo a pagare le tasse. Ciao Giù. Come va? Non so. Lui è un cacciatore. Lui è un cacciatore.
Io sono naufragato da una ciurma di pirati. Una flotta, non mi ricordo tanto bene, con la confusione. Abbiamo affondato e mi hanno trovato qui nel fiume, spintato. Ah, meno male che l'avevi trovata, deve essere stata un'esperienza traumatica. Abbastanza. E comunque Doggio ha scoperto una nuova cosa. Cosa è successo? Vengo un attimo. Ah, vieni anche tu dentro, ci vieni. Ah, comunque i marinai, oltre a guidare le flotte e combattere nel mare, ovviamente si combatte anche nelle battaglie terriene, come arciere, anche con spada poi. Cosa? Che è successo? Grazie a questo forno possiamo essiccare la carne di zombie e farla diventare cuoio. Ah sì? Che figo, sì. Non lo sapevo. A me cosa mi fa diventare? E lei è già cotto e stracotto. Dove ha comprato questo forno? Non ci vuole tanto da farlo, era un po' di ferro che l'ho comprato lì. E l'argilla. E l'ho cotto. E il campo da fuoco da campo, che c'è come se c'era qui. Diciamo che non è una fabbricazione così tanto complicata. È pure carino perché il fuoco da campo te lo deve portare, lo deve montare, è più complicato. Questo invece lo prendi. Te lo prendi, te lo porti. Lo puoi piazzare qua. Ah boh. Diciamo che per un esploratore è un buon campo, tipo se portassi un campfire per riscaldarsi, è più utile questo qui. Più pratico. Credo che il fabbro non sia molto contento. È un po', esatto. Ma perché non è una produzione che fa lui? No, la faccio io. Tutte le fornaci, cioè... Il forno quello là è una fornace, praticamente, quindi lo uso. Questo è un fornello. Il fornello lo faccio io. Ah, non lo sapevo, mi scusi. Non fa niente, un altro te lo invento. Mi dico quanto le devo. No, fa niente. In caso, vabbè. Non lo sapevo. Giustamente lei non è che c'è scritto lì tutto un menù. Vieni un attimo con me. No, diceva Dintach, tranquillo. Così intanto voi risolvete la cosa del fornello. Che gli dovevo dire una cosa. Allora, vieni, ti spiego. Praticamente, marinaio, oltre appunto a difendere le coste, i pirati, eccetera. Vabbè, il fatto che, come hai visto, trasporta persone, trasporta merci, difende le merci sempre marittima e combatte le battaglie tramite come si dice, terreno, cioè praticamente ci aiutate voi come arcieri. Però la cosa che farei molto adesso, più che altro perché non c'è Blackwater, ma solitamente quando è attivo Blackwater, anche se non andiamo in guerra, i marinai vanno avanti e indietro, trasportano, hanno molto, cioè hanno impegni. Solo che adesso non ci sono attacchi pirati, strano, quindi c'è una nave che sta bruciando infatti, che l'ultima volta ci hanno attaccato 5 navi pirate. E in più, ripeto, alla fine è questione solo che oggi non c'è l'ammiraglio proprio, quindi lui fa la formazione. Sì, cioè... Capisco che... No, piccato, devo pagare un attimo le tasse. Se vuoi venire con me, devo finire un attimo la competenza perché sto facendo il lavoro del tesoriere quest'oggi. Praticamente l'ammiraglio è anche il tesoriere, fa tutte e due. È un uomo molto che si impegna, ecco. Perché il tesoriere qual è il suo ruolo? Il tesoriere si occupa di questo che sto facendo, documentazione, si occupa di far pagare le tasse. Che appunto adesso sto cancellando delle persone. C'ho Becca pagato che mi ha dato i soldi. Devi pagare gli 8 panze, Carlo. E Nati no. Posso aiutare in questo se vuole? No, vabbè, più che altro abbiamo già finito quella la cosa. Manca solo 3 persone. No, cioè, no, praticamente. No. Ma tanto lo fanno. C'è tempo finché non escono. Se escono, infatti, senza pagare le tasse, prendono una multa sul mancato pagamento di tasse. Dove sei? Ah, sei finito qua. Ok, chiaro. Ok, intanto
L'ultima cosa poi sul fatto della società, secondo me non sarebbe una brutta idea, perché sai, quando a volte capita che non riesci a fare il marinaio, hai sempre qualcosa da fare. Infatti tutti facciamo Certo. un po' due lavori, quasi tutti. Allora, fammi vedere qua, va bene, a posto. Cerco che va a baro fisso, l'ho usato un po'. Detto questo, niente, per il momento puoi stare tranquillo, non ci sono lavori da marinai che dice, oh mio Dio, devo fare per forza questo. Quindi se vuoi conoscere Ok. gente, se vuoi andare, andiamo a vedere la costruzione. Però io, guarda, Ma sono sì, ma penso che... molto, molto tranquillo oggi, ecco. Penso che girerò a conoscere gente. Ciao, signorina. Vedi? Beh, è Rispondere. impegnato costruttrice. Sì, è molto impegnato. Poi, vabbè, comunque lei se vuole fare lo scudo... Ah, è vero, aspetta. Ah, lo scudo, dove No, ma lo sta? scudo io ce l'ho, signor Doge, direi. Ah, già ce l'ha. Puoi farti fare la bandiera della marina, perché ci sono due tipi di scudi. Ora io non ce l'ho. Ognuno c'ha il simbolo proprio del gruppo, perché così ti riconoscono per strada. Sanno chi Ok. è. Appena c'è Dani. Te lo facciamo pure fare, così ce l'hai anche personato. Perfetto, perfetto, grazie. Lui è anche, vedi? Vertiver è anche lui un poliziotto. Ora sta facendo tanto il minatore, perché sa che oggi la città è abbastanza tranquilla. E comunque siamo solo 12-13 persone, quindi siamo tutti tranquilli tranquilli. E ognuno continua, diciamo, i lavori suoi. Ma ci stai, alla fine, quando non facciamo gli eventi, eccetera, la polizia e i marinai sono quelli che forse fanno di meno in questi Ok, sì, momenti. ho capito. Va bene, va bene. Allora io vedo, forse mai esco un pochino prima, così vado a dormire prima. Ah sì, va bene, intanto possiamo pure aspettare, E... se vuoi aspettare lo scudo. Ah, perché arriva già. Ok, Eh sì, sta arrivando il fabbro. sì, allora, ok, va bene, ricevuto lo scudo, vado a vedere se... a discutere l'idea di società. Sì. Ciao Simon. Simon, gli fai lo scudo da marinaio? Cosa? Lo scudo da marinaio, lo fai? Ah, sì, certo. Grazie Paga il comune, va bene? Quando devi venire a pagare le tasse, fai Dio. mille. Ok. Sei sempre Doge, più bella. domanda. Dimmi. È possibile risolvere un piccolo problema di bug? Certo, dimmi, cosa è successo? Ecco, ero in miniera a minare, tranquillo. Mi arriva un gigantesco granchio che non mi ha fatto né attaccare né scappare, cioè praticamente mi ha piantato contro un muro e non mi ha fatto fare niente. E mi ha praticamente shottato. Chiama... Dov'è? Mi fai della morte? Slab crab. Ecco, bravo, quello lì. Quello lì mi ha piantato contro un muro, mi ha fatto né attaccare, c'ho la spada, lo scudo, c'ho tutto. Niente, non c'è stato pezzo di colpirlo. Ah, si è buggato. E cosa hai perso? Doniosa, cioè ho 8 stack di, come si chiama, morte, ti dicevo io, l'ardesia delle profondità, quella nera, 3 stack di rame che devo ancora portare su, poi bravo questa, la claymore, l'armatura, cioè un po' di roba, vabbè, è esagerato, Dio buono, l'ardesia bastava 4 stack, e che c'era? A voto, ho dato questo. Sì, no, vabbè, ho fatto anche troppo. Era andato a farlo apposta per il Chibiusa che Ciubeca che ci fa il negozio. Per fargli questa roba nera. Ah, ok. Vabbè, è Capito? strano però perché è facile da uccidere, Sì, che te viene. infatti io sono sceso giù, ho sentito un rumore tipo scheletro, mi sono girato nella scheletro, mi sono avvicinato per questo. Ma ha iniziato ad attaccarmi, ho provato a colpirlo con la spada, nulla. Con la clemo, nulla. Non mi faceva più, mi sa che si schierava tutto sopra, di sotto di me, non mi faceva mettere di attaccare. Oh, strano, è mai successo? Hai fatto lo scudo a te? No, stavo chiedendo. Avete del colorante blu? Insomma. Blu? Finché il pittore non c'è negozio, vedo un po' difficile, quindi tieni. Siamo a corto di coloranti, lo so. No, è che il fatto del rallentamento dei costruttori, questo sta succedendo. Ci dà veramente una merda, ci blocca un sacco di cose. Però
Pure io, per esempio, un periodo potevo fare certe cose con i coloranti. Ho dovuto aspettare, fortunatamente ho trovato qualcuno che li aveva. Ah, mamma mia. Perfetto. Oh, allora, l'impressione, come ti sembra? È fighissimo. Bella, vero? La possibilità di fare... Ah, mi dispiace che hai scelto come ruolo marinaio. Forse poliziotto, c'è cioè il capitano Ben, te l'avrebbe subito fatto messa a riga a lavorare. Sarebbe no, stato. Non so che tempo. Vabbè, ma più che altro noi solitamente facciamo trasporti proprio di merce, perché c'è l'aminatore, trasportiamo cibo, merci da vari villaggi. Ed è fighissima sta cosa, perché i pirati ti possono attaccare. Fatto? Sì. Manca la lana da prendere. Ah, vai, vai, ti aspettiamo. Guarda te. Poi, vabbè, poi vedi, qua ci sono le casse. Qua ci sono, puoi comprare il lucchetto, le chiavi. Per ora non ti direi non prenderla proprio, perché tanto c'è l'ender chest. Eh? Cosa? Dicevo che non mi serve ancora. Sì, sì, no, è inutile, ti assicuro. Perché tanto c'è l'ender chest. Quindi le cose le posso lì. Finché non hai una casa non ti conviene nemmeno. O che finché non hai tanti soldi. Mi serve. Alla fine ci sta tantissimo. Poi, comunque, se vuoi sapere, ci sono anche combinazioni di lavori, Io che tipo il posto e poi... Sì, bravo. Tipo, per esempio, chi fa il poliziotto marinaio si adegua molto al cacciatore. Perché, per esempio, quando fai il cacciatore, non fai il cacciatore, fai il poliziotto, e quindi hai un doppio guadagno buono. Oppure, per esempio, con poliziotto e marinaio, per un altro ruolo buono, secondo me anche... Aspetta, come cazzo si chiama? Esploratore del Nether, ecco. Perché comunque sono persone che hanno più esperienza di sopravvivenza, ecco. Quindi ti accumuli esperienza dai vari campi e diventi Gesù. Va bene, interessante. Boh, comunque niente. Alla fine tuo fratello ormai subito sotto al lavoro. Subito l'hanno messo. Ah, te l'ho detto, il costruttore lavora. Il costruttore lavora tantissimo. Ma infatti poi diglielo tuo fratello quando finite le sessioni. Digli che comunque quando poi guadagna un po' di farsi anche interior designer con costruttore. Perché è una bella, bellissima combinazione. Fai sia la casa che gli interni. E guadagni un casino, un frasco di soldi. Immagino di sì. Sì, immagino di sì. Ok. Bravo. Eccolo. Certo. Ma tu eri andato di là, come sei apparso di qua? Certo. Cazzo, che fate? Nel giro storto. Boh, comunque vedi, alla fine tutti quanti sono costruiti i costruttori. Questo è stato costruito da un costruttore. Un costruttore ha fatto il negozio. Poi per esempio fai conto, il negozio suo prima è quello là mio che era del falegname. È stato il suo primo negozio. L'ha venduto, io l'ho comprato e poi lui si è fatto questo, capito? Quindi facciamo anche vendite dei negozi, facciamo le aste. Per esempio quando dei player vanno via, insomma, vengono bannati o qualsiasi cosa, noi mettiamo all'asta le proprietà. Forse viene più taradan tan. Va bene, scusate. Sì, poi i piatti in cucina a volte conviene comprarli, per esempio per i viaggi. Se sai che vai in guerra, per esempio, sai, no, il cibo normale ti recupera i cuori e basta. Se compri dei piatti fatti proprio dai chef, ci sono dei piatti che per 5 minuti ti danno sempre cuori. Oh, figo. Sono molto forti come cibi. Infatti quelli te li puoi portare. Solo che quello va a spese personali. Perché il comune compra ovviamente come se fosse scorta di cibo. Quindi tu mangi la scorta. Tipo ti faccio vedere sempre. Quando andiamo in guerra, questo è un esempio di scorta che porta il comune. Lo stato vi dà queste scorte. Sì. Le cose basilari vi dà, insomma. I pacchetti, sai, militari, hai presente? Sì. Però questo ve lo compro il comune, voi non mettete manco un euro dei vostri soldi. Il comune prende i soldi adesso. Sì, praticamente. Vabbè, ma per i soldi che adesso è il comune, perché ci sono stati forti investimenti, il comune potrebbe veramente ricostruire la città da capo. Per i soldi che abbiamo. Wow. Ah, quella è la prigione. Sì, infatti, quella sopra. Sì, me l'avevano detto, me l'ho fatto fare. Ah, ok. Oh, amica, che stai a fa, bro? Ma che stai a fare? Oh, ok.
Ah, cazzo, 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 cazzo. No, però scocciolo, scocciolo. Allora, devo dare un attimo. Certo, a lei. Aspetta, glielo lancio io con la tecnica del lancio. Ah sì, dopo comunque stai andando a tuo fratello a vedere come sta avvenendo. Sì, aspetta, lo scopo. Ma poi anche tuo fratello poi si fa il negozio, appena finisce il suo lavoro si mette a fare il suo subito. Oh, grazie, grazie. Ah, ma è cambiato forma? Cambia? No, è la stessa. Sembra cambiato forma. No, è la stessa. Vabbè. È strano, però è bellissimo. No, io intendo che gli hai sostituito lo scudo, gli hai sostituito. No, no, è lo stesso. Sì. Invece aveva il tuo quadrato. Sì, sì. No, no, vai in foto. Te la mando, te la rimando. No, no, mica ho detto. Quello è più forte, è quello che c'ha, se è quello là. Quello. È molto più resistente di quello normale. Del pavimento. E serve anche. Oh, a posto, dai, abbiamo fatto allora. Poi ti paghi il comune, quando devi fare le tasse eccetera ti pago. L'armatura e lo scudo. Io non pago tasse. Come non paghi tasse? Ho negozio di là, ti sei dimenticato? Chi sei, mica lo pago io. Il negozio delle armature. Porca la puttana. Ti dimentichi troppo. Dopo ti do i soldi dell'armatura e dello scudo, tranquillo. Andiamo, vieni. Andiamo da tuo fratello che so dove sta. Come fai in mente, non dicevi? Allora. Qui sotto. Ah, minchia, già lo sta a fa? Wow, è velocissimo. Hai visto, sta super efficiente. Ah, no, è Ciobecca, dicevo io, come cazzo fa? Bello. Ce la fa, signorina? Oh. Aspetta che l'aiuta. Aspetta. Vai, vai, sali. Ah, aspetta. Mi ha bloccato il passaggio. Aspetta. Servirà ancora di più, forse è quello il problema. No! No, cazzo. Allora, mi scusi, signorina. Volevo farlo, ma ho sbagliato il comando ed è morta. Allora, ecco, è tutto ok. Ok, adesso dovrebbe riuscire a salire. Non ho più metà della mia notte. No, no, è tutto giù, tutto giù. Ecco, le sto buttando altra roba qui. Oh, sali, sali, sali. Non muoia di nuovo? Ok. Posto? Preso tutto? Ecco a lei, ti do anche del cibo. Mangia, mangia. Patate fresche dal nostro caro contadino. Avevo della carne, però non... Ah, bene, dai. Delle gambali e dei piedi. Penso che sono giù ancora. Signorina, lei ha poca vita, eh? Ma da quando c'è questo posto qua sotto? Manco lo sapevo. Non lo so. Ha trovato tutto? No, mi mancano i gambali. Le cerco io, dai. Credo che siano andate lì sotto, prendo un po' di aria e vado. Eccomi qua.
Che hai detto gambale, giusto? A posto, dai. Penso che ha tutto. E non manco un po' di cose, però. Legno e materiali molto utili. Cioè, cosa ti manca? Ma c'avevo... In realtà non le so dire ma... esattamente. Ma io ho controllato giù. Ma sì, Vabbè. In caso le serve qualcosa, me lo faccio sapere. Ma è anche troppo, secondo me. Però anziché usare il calcestruzzo, dobbiamo usare un altro materiale. Che ne so, con un altro legno, forse. Che uomo da fare. Ok, quindi possiamo usare ad esempio, aspetta, adesso scrivo quello che mi ci sta. Farei forse o quercia, vedete che qui ci sono più legni. Io non l'ho mai visto quelli di ciglio, l'ho visto adesso per la prima volta. Sì. Però secondo me. Quercia scura è male, però il problema. Però boh, se metto la quercia scura ci sta. Altrimenti. Beh, con tutti questi alberi mi sa che non ce la facciamo comunque. Forse betulle e abete io farei. Betulle e abete? Sì, cambiamo completamente la struttura, però va bene. Beh, cambiamo solo il Strumbole, vieni un attimo. Farei betulle e bietole. Ma devi pagare le tasse. Ti ho dato i soldi prima, 85. Ah, erano le tue quelle, che cazzo non vuol dire? Sì. Ok. Vabbè, dai, lo so. Manca solo Ben e gli 8. Ok. Di betulla e allora vado un attimo. E perde più. Uè. Perciò la lì non si può avere. Vabbè. Ah, questa può prenderla. Io questa qui dicevo, ma non è intinta nel... No, non è quella la spada. Quella nel... con i quattro pezzi di blaze intorno. No, non è quella la spada. Questa è normale. Quella è la Zegander, la spada che tu stai dicendo è la... Ecco, ma devi farti questa qui in diamante, la devi intingere in, con la polvere di blaze. Ah, sì, sì, è quella... sono confuso, no, si sì, allora, è questa qua, però non è con la blaze, ok? Ok, questa qui è quella là dei 12.72. Ben, devi pagare le tasse e prendere lo stipendio. Aspetta un attimo. Poi. Ah, signorina. Sì? Lei oggi quanto ha pagato di tasse? Quanto ha pagato di tasse oggi? 20. Ok, si deve ricordare, perché anche io giustamente mi sono dimenticato, che lei adesso ha due licenze attive, giusto? E lei ha unito il suo negozio in uno solo, giusto? Sì. Prossima sessione lei non paga più 25 ma 50 perché ha due attività. Ok. Quindi vabbè, tanto per il lavoro che ha sicuramente sta guadagnando un sacco. L'ha pagato bene Simon? Abbastanza, perché ho alzato un po' i prezzi. Hai fatto bene. Secondo me dovevi un po' adesso oltre al prezzo del perimetro. Sì. Posto che il semiperimetro è il perimetro. Più una tassa ogni 40, cioè fino a 70, fino a 79 la tassa è 10, da 80 a 100 la tassa,
Più che altro alla fine lei sta a passo un po' con le tasse. Se vede che si paga un tot di tasse, è ovvio che deve aumentare un po' i suoi prezzi. Alla fine è normale. Yotto l'ha pagata bene, Sì, mi ha dato anche un aumento. no? Ah, bene, bene. Meglio così, dai. Dai, Infatti. la lascio lavorare, subito ritorno. Dove vai, scusami? A dormire. Ah, ok. Vabbè, oggi abbiamo aperto perché proprio appunto volevamo un po' riprendere dei lavori, siamo un po' indietro. Un po' tutti, ecco, abbiamo tanto da fare. Boh, ricordati che il 23 dicembre ci sarà una sessione speciale, perché il 24 poi è la vigilia, e il 23 si fa mezzanotte, diventa 24. Faremo una sessione dalle 16 fino all'1. Ok. Quindi se vuole partecipare anche tu, ci sarà una bella sessione lunga, anche per fare l'albero di Natale tutti insieme. E darci gli Bello, auguri. Quindi non so se lei può resistere fino a mezzanotte, magari così per gli auguri. bello. Ma sì, quello sì. Ok. Cioè, è solo perché domani c'è scuola che devo andare Ah no, no, vabbè, lo so, dico nel senso in generale. Dai, ci sentiamo, probabilmente se devi andare a dormire, se non passo, ci sentiamo venerdì. Simon, le tasse ti devo dare. I soldi dell'armatura. Vieni al comune. Mi dica. La zecca com'è? Perché avrei 54 di RAM. Devi prenotarti e per l'orario è meglio venerdì te li fanno. E per di più perché volevo comprarmi la spada, perché sennò già gli ho dato i soldi per un elmo. Lo so, però allora, vieni, dai. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Intanto Simon, vieni un attimo a pagare le tasse che così completiamo, così manca solo Ben. Allora, Panzer pagato e poi 8. Prendi, facciamo Panzer, gli 8 che ora paga. A posto, dai, dammi i soldini. Oh, Yotto, tu mi devi dare solo 25. Ah, ecco l'armatura. Però ti devo dare l'armatura, il pagamento e per lo scudo. Quindi dammi i soldi. Allora, l'armatura sono 60. Lo scudo sono 20. 80 meno 25, 70, 60, 55. 55. 48, 49, 55, tieni. Ok, siamo a posto, dai. Va bene, siamo. Pregio. Allora, viene il signor Joe. Senza che si metta in lista. Meglio che non si metta in lista. Allora, mi dia il rame. Se vuole aspettare, non ci vuole molto. Quindi, se vuole accomodarsi, così magari. Ci facciamo una bellissima chiacchierata. Non c'è Martina. Allora. Ok, stiamo cucinando. Allora. Come va la sua carriera da cacciatore? Abbastanza bene, anche al momento ho capito che, anzi, mi sono riuscito a fare il diamante grazie all'altro nobile, quello che ora si è preso la nostra terra. Ah, ok, cosa ti ha dato lui? L'armatura sì, in cambio del polvere da sparo, perché essendo che fa l'armaiolo mi ha detto Gli serve, sì. ti do io.
E mi aveva detto tipo che mi voleva aiutare anche con la casa. Non ho capito bene in che modo. Vorrebbe farmi spostare da quel punto, tipo. Non so cosa in mente. Non lo so, sinceramente non ho chiesto queste cose, sono sincero. Ultimamente ho capito che comunque grazie come soprammiratore diciamo che posso permettermi di non morire, di andare nelle caverne perché lì sono più creeper, perché così in giro è difficile da trovare di notte, sotto invece si trovano continuamente. Vabbè, anche giusto, guarda che adesso stai per diventare ricco. Anche tu. Mi sa che la mia casetta si potrà fare. Ti consiglio di prenotarti dal nuovo costruttore. Che sarebbe? E adesso ti porto io, appena finiamo i soldi. Tanto non ci vuole molto, abbiamo finito. Perché ah, ma non sono finite. Cosa? No, assolutamente no. Ma quando è il cambio valuta? Abbastanza. Ecco qui. Gli ultimi soldi. Porca. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ho sbancato. Eh no, aspetta che mi devi dare i soldi delle tasse adesso. Le tasse per il cambio sì. Valuta. Eh sì, sì. Allora, non so qui che cos'è, c'è il deposito di denaro. Sì, vabbè, ma ci sei solo tu, quindi tranquillo. Allora, quanti sacchi ti ho dato a spropparsi il conto? Sono 3, 6, 9 e... Ah no, ok, mi devi dare uno stacco e mezzo. Uno stacco. Sì, adesso arriviamo nell'area di là. No, no, tranquillo, quando la tengo. E adesso? E mancano altre due. Vabbè. Ok, un attimo solo, ora ci andiamo insieme dal costruttore. Però non so in realtà, perché se... L'altro nobile, diciamo che... Cosa mi fa? Vuole aiutare lui, non lo... Non lo so lui che cosa voleva fare. Se voleva tipo costruire un sacco di casse per tutto. Leca, non penso proprio che investe così. Ah, ci sono vari costruttori, a volte ti puoi prenotare qui. Però lei attualmente te la farebbe tra... No, c'è troppa roba, se vedi. Fare negozio pozioni, negozio minatore, negozio di vestiti, ampliamento fabbro, cartelli stradali della città e lampioni della città. Poi devi fare tutte le strade nuove della città. Quindi è molto molto impegnata. Ti porto da il costruttore nuovo che si è unito oggi stesso. Solo che... Comunque... Cosa? Sì. No, no, dici, dici. Ah, intanto ti consiglio di posarti i soldi nella tua cassa. Questo è ovvio. E una domanda, ma se mi vorrei io costruire un... nel senso, per diventare minatore. Io proprio. Minatore? Sì. Devi comprare... Devi comprare la licenza e devi comprare il ceto. Quindi ci vogliono solo 200 per quello. Devi aprire un negozio, un 5x5, quindi... Sono altri 20 più la miniera che è 5x5. Oppure mi trasformo questo. 240. Questo qui, 5x5, non va bene. Ah, vero, tu hai l'attività. Sì, praticamente devi annullare che questa è una casa e questa è chiamarla attività. Però devi sempre aprire la miniera. Miniera in che senso? Mi devo andare... Devi fare un 5x5 uguale che dichiari che tu è lì l'inizio della tua miniera che scendi sottoterra. Cioè non devi... Non devi lavorare questo, non devi lavorare nel 5x5, devi semplicemente fare l'entrata. No, questo no, questa è l'attività del minatore. Il minatore c'ha due attività, la miniera e il negozio del minatore. In casa non me lo posso fare vicino? No, non puoi costruire le miniere vicino a casa, devi fartele fuori città. E per forza la casa nel senso deve essere più vicina, ok. Sì, vabbè, questo dipende da cosa vuoi fare.
se trasformarla in quello. Se devi farti la casa, comunque devi comprarti più. Vabbè, comunque ci vai, arrivi pian piano. Intanto posa i soldi. Dimmi, Stella, fammi vedere. Okay. Aspettami qua, già subito arrivo. Cosa? Guarda cosa fa. Protezione del maestro Tattaro, lentezza, resistenza più 3. Ah, ti rende più resistente, ma diventi lento. Sì. È una delle pozze di pensa nuove che hai aggiunto, questa. Che non l'avevo mai vista. Ah, ma mi sembra che sia della mod, sai? Mm-mm. Potrebbe essere. Mi sa di sì, perché non l'ho mai vista. Ma te l'ha detto la mod, aggiunge tante pozioni. Quindi... Eh sì, infatti lo sto guardando, questa penso sia una di quelle. Ah, vabbè, tranquillo, comunque vedi che ci sono veramente belle pozioni. Fai conto che il 23 dicembre escono 23 dicembre escono 5 pozioni nuove. Sì. Dov'è? Giù, è sparito. Hai fatto, Gio? Ah, sei andato a prendere la chiave, giustamente. Per l'Ender Chest, ricordati che c'è vicino a stazione di polizia e ho il porto, quindi se io vado di solito sempre al porto. Ah, ok, a posto. Pensavo che non lo sapevi. No, vabbè, andiamo. Non credo di morirci un attimo, portare. No, non penso, siamo per strada. Cazzo, se moriamo adesso c'è un problema. Cade un meteorite. Comunque, se vuoi fare il minatore, la vedo un po' difficile vendere. Lo dico. Perché ce ne sono attualmente 3. 3 minatori? Sì. Ti dico, aspetta, fammi controllare. Minatore. Minatore. Sì, 3. Vabbè, però quando ti anche. Tipo, se uno. Io scendo in miniera. Trovo del rame, è sempre una fonte di guadagno più che sufficiente, nel senso. Sì, assolutamente, quello sì. Però il minatore, rispetto agli altri, c'ha delle tasse aggiuntive sulle sui minerali che porta. È fatto apposta. Sì, c'è un porto... Tu, per esempio, da cittadino hai pagato 2 stack per quello stack. Un minatore paga molto di più. Che sarebbe, nel senso, 4 tipo... stack. Cioè io sopra 4, tipo mettiamo sopra 4 stack di... Su uno stack di rame di... tu fai, mi pare, 13. Su quei 13, 4 le devi dare al comune. Ah, ok. Salve, salve costruttore. Salve. So che lei ancora non ha negozio, quindi penso sia meglio parlarne a voce. Lui dovrebbe fare la casa. Ok. E vorrebbe prenotarsi dopo questo. Una casetta piccolina, nel senso un 5x5, non so se è ampliato. Ah, sì, puoi ampliarlo il terreno, se vuoi. Però forse è meglio spostarlo lì, perché non c'è tanto spazio. Là. Puoi spostarlo anche, sì, non è un problema. Ah, vabbè. Vedi tu. E se l'ampio, tipo, quant'era? Tipo mi faccio un 10x10, devo pagare? Ho solo 20, perché tu già hai un 5x5, quindi paghi la metà. Di quello che già. No, no, quello di quello che non hai praticamente. Ok. Sì, vabbè. Vabbè, poi. Poi se vuoi mandargli un video della costruzione, o non so, gli vuoi semplicemente una casa più semplice, glielo dici. Intanto andiamo a ampliare il terreno, se vuoi. Sì, i prezzi quanto sono, però? I materiali devo fornirli io, non lo so. Allora, sì, mi fornisci giusto. I materiali, perché io non ce ne ho, però per il resto, per il prezzo, poi dipende dalla casa, perché magari sì, 10x10, non dipende dalla casa che vuoi, io ti direi, non so quanto tu abbia, perché... Vabbè, lei al momento non sta facendo però il design, perciò diciamo che mi serve, cioè la struttura principale mi deve fornire. Ok, poi il dentro poi devo per forza andare dal inter designer lì. Sì, ma tanto probabilmente Luke penso che prenderà anche quella licenza, perché gli conviene, per guadagnare di più. Quindi probabilmente per sempre che lavora a paesa, non so. Poi vedremo. E nel caso tipo che lui mi fa una casa che non è a norma,
Poi ne pago io le conseguenze, no? No, le paga il costruttore. Ah, ok, questo qua, perché ho sentito che c'erano delle nuove leggi, tipo. Sì, è passato. Tipo che ci sono degli esaminatori che controlleranno. O il ministro delle infrastrutture. Ok. Ah, no. Vabbè. Trovo la notario, non so. Sì, cioè, più che altro sì, lo scrivo. Se vuole le regalo un libro, va bene? Grazie. Così, vieni con me, Gio, dai. Sì, sì. Le porto un libro. Ok, ci sentiamo. Bene, Gio, tu devi ampliare il terreno, no? Sì, sì. Allora, vieni, vieni. Ah, stai venendo per il libro? No, no, sì, volevo capire dove era il terreno solamente perché. Ah, no, ancora lo deve spostare poi perché attualmente è qui. Però penso che lo sposta. Guarda. Sì, perché non c'è mica tutto sto spazio. Perché deve, essendo che deve ampliare la struttura qui, va, ci vuole un negozio piccolo, ecco. Per le strade, ecco, per la formazione. Come si chiama l'oggetto per spostare la cassa poi? Ah, si chiama Dolly, ma ce l'ha il comune, te lo possiamo prestare per spostare. Ah, vabbè, in caso dopo controllo. Va bene, dai, andiamo. Ci sentiamo dopo, Lucky. Andiamo. Mi sa che adesso andrò. Ah, ok, va bene. Completamente, sì. E... prossima volta è venerdì? Sì, giochiamo di venerdì e di domenica. Oggi è stata un'occasione più speciale. Ho appena finito, Vale, arrivo. Ciao, Permanent. Ciao. Ah, ma sei tu? Ah, no, scusa. Ciao, Lucky, allora. Grazie, ciao, gentilissimo. Grazie a voi. A venerdì. Buonanotte. Buonanotte. Allora, Open Minded, credo che sia il gioco, se no, scusami se ti ho storpiato il nome. Scusami. Allora. Giocate a Fortnite? No, non gioco a Fortnite. Non mi piace. Giù, dai, andiamo a ampliare. Quindi vuoi farla 10x10, immagino. Okay. Però, aspetti. Ora che ci penso, io non sono qui, nel senso non sono sotto il suo comune, sono teoricamente era quello di Panzer. Non c'entra, sempre il comune che ti dà il terreno. Sempre qua? Sì, sempre. Se devo pagare a lui, se sta nel suo territorio. Sì. Semplicemente poi parli con lui magari per la posizione, però tu alla fine puoi sempre venire qui. Amen. Allora, se comunque ti dico già quanto è 20, perché devi solo ampliare una parte. Quindi sei a posto. Sì. E io la do ora la rimanente dell'ampliamento o ormai la prossima? Puoi andare già da signor Panzer a parlarne. Però è andato un attimo nel net perché mancavano quelli che facevano queste cose. Aspetta. Terreno più casa, abbiamo detto 10x10. Puoi darmi 20 monete e siamo a posto. 20? Sì. E ti ho dato 10 di prima. Quali 10? Ho pagato le tasse prima di tutte. Ti sei scordato? No, 20 per il terreno comprato. Che c'entra le tasse? Ah, per comprare il terreno. Sì. Dove? Può venire un attimo? Ciao, dove? Un attimo... alla vecchia casa di scogna. Aspetta. Aspetta un attimo. È stata una cosa un po' più... venga un mio braccio, vedete. Che è successo? Allora... com'è il passo su Minecraft? In che senso com'è il passo?
Gio, sono qui. Lanciamoli direttamente qui. Così faccio un clic. Ok, apposta. Il terreno, puoi parlarne con Panzer dove ti puoi metterci. Mm-hmm. Prendi direttamente i cartelli e li sposto. Sì, sì, sì. Va bene. Ok, ora per me. Sì, vai tranquillo, vai tranquillo. Che genere di musica ascolti? Un po' di tutto, perché sono stato musicista, sono tavarissimo, e a me piace tutto in generale. Anche neomelodici, non solo napoletano, ma anche altre lingue. Tipo il friulano, ho ascoltato anche qualche canzone friulana. Visto che ora vivo nel Friuli, ma sono di Napoli. Ciao. Raga, che cazzo è successo? Sto capendo. Dove cazzo ci stai portando? Sto farmando XP 9, sono qua. Stavo girando qua, là mi dice la mia capa. Passo qua. E qua, questi qua. Senti bruciare, qua, proprio qua. Senti bruciare. Sì. Entro qua, vedo miglior comp acquirenti, Gabri, Tempe, Livia, Snooper, Simon e Christian. Poi io scavo qua sotto. Aspetta, non so dove cazzo stavo. Qua. Levatevi. No ragazzi, insieme no però. Cazzo. Ma? Ma che cazzo? Sto vedendo. Ricordi, ho detto, non faccio poco clan. Cioè, io entro, sento quasi sto rumore bruciare. Dico, ma viene da sottoterra, scavo sottoterra. Trovo una coltivazione di strane piante. Che pure hanno usato. Qui è successo qualcosa che non va bene. Simon, ma c'è scritto anche il tuo nome. Come il mio nome? Simon e Christian. Ma che è? Come fai a non saperlo, scusa? Non l'ho mai comprato da questo qua. Quindi, per queste persone potrebbero essere. Quindi queste persone hanno comprato questa pianta. Ma tu sei troppo. Ma è quello, vero? Mamma mia, tutto sballato. Mamma mia. Però vedo il doge 3 volte, vedo. No, questo è Allora ragazzi, questi sono i vostri giochi ricreativi e non mi interessano. Però facciamo finta di non aver mai visto niente. Ma non so che cazzo. Ma non so neanche chi l'ha fatta. So solo che c'era anche il tuo nome. Però io ma che me senso ha? Sì, mi sa di sì. Panzer, cosa Panzer? A sdrubbale, a fare il lavoro che non fanno gli esploratori del Nether. Avere qua solo ce l'hai? Che se non pure sì. Coglione di farlo. Diglielo. Stacca. Aspetta, ma io scrivo. Lavoro forse Panzer e Carlo. Ha detto scogna. Se volete tantissimo quarzo, ne ha già. Pronto. Fai prima così, perché non c'eri, quindi potevano farlo questa cosa. Quanto ne volete? È quella la cosa. C'hai 15 stacca? Secondo ora te li fai. Controlla, almeno così. Salve signorina, ho visto che ha fatto tante insegne oggi. Ce ne sono
Bene, bene, sta qua, si nasconde. Vabbè, comunque sia, devo... Ok. Sì, hai detto che c'è molto quanto, serve un po'. Oh, intanto vado a posare un attimo i soldi che mi hanno dato. E Swinai. Comunque Nati sta bruciando il tuo negozio. Capito, Nati? Oh, ma che cazzo era? Che era un osso? Ti stai spezzando un osso? Perché? Ho fatto un... tipo il rumore dell'osso. Hai visto? Sono arrivate due nuove persone. Sei contento? Sì. Pensa, oggi era lunedì, eravamo 13, minchia. A me preoccupa un po' questo qua che ho appena trovato. Veramente non l'ho trovato. Cosa hai trovato? La pianta giugna là. Esagerato. Ma nessuno aveva. Oh, fra, perché io ho trovato il rumore del fuoco. Come sento bruciare? Guarda gli alberi, ho guardato. Ma una veda sottoterra. Cava a terra questa pianta, giù. Il fiume si sta espandendo un casino comunque. C'è un altro negozio nuovo lì vicino a quello di tuo fratello. La periferia invece no, la periferia è fermo. Vabbè, ma la periferia è zona. Zona dei poveracci. Normale. Secondo me là dobbiamo fare il quartiere residenziale. La casa popolare verrà fatta lì, infatti. Dai zingari. Si è bloccato, non lo sento. Ho detto la casa. Stavo okay, dicendo. Scusami. La casa popolare verrà fatta in periferia. Appunto, ok, perfetto. Come dicevo. Ah. Comunque, oggi è stata una giornata intensa. Che normale. Tranquilla. Tranquilla. Ah, a proposito, fammi vedere se ho guadagnato con la mia attività. Oh, wow, mi svoltate in cassa avessimo. Ok, oggi non ho comprato ma niente oggi. Perché già l'ho preso qualcosina prima. Ho fatto uno stack qua. L'ho preso io tutta l'ultima volta. Bravo, ma prendile tutte, bravo. Così metto quelle, perché queste qua erano quelle buggate, le ho messe in vendita. Pezzo di merda. Ma guarda che funziona un coglione. Semplicemente non mi faceva mettere le casse insieme, non so perché. Ok, grazie, così metto le 57 casse che ho nel caso. Però devo prendere la chiave. Madonna, mi sono annanziato. Swing 9. Cosa? Vuoi la barra dello shop? Sì. Okay. Ah no, 54 erano le casse, no 57. Tieni. Te l'ho dato. Perché non si mettono? Devo rifare, mi sa. Non abbassare né alzare il prezzo. Chissà, c'è niente. Ma aspetta un attimo, mica sono casse trappole. Oh, okay. No, no, no. Sono casse, le ho fatte, semplicemente si sono buggate. Mi sono cagato in mano. Ti immagini avessi venduto le casse trappole a tutti? Mamma mia, dai, abbuffate i bug. Che uno l'ha trovato, poi sono comprato. Cartelle. Sì, cartelle tipo 15 l'ho comprato. Che cazzo devi fare? Vedrà, vedrà.
devo mettere un sacco di insetti. Oh, io i soldi li ho fatti oggi. Di nuovo. Ma oggi ho guadagnato tanto, no, Bruto? Io no, oggi un po' nel cibo, non ho guadagnato né tanto né poco. Ah beh, è giusto. Esatto. Ma sono guadagnato. Vabbè, finito la casa, ma vengo a vedere tutta la casa che non l'ho vista. Voglio vederla. Ho visto solo giù. Comunque è molto bella come te l'ha fatta, gli interni. Ho visto il piano di giù e erano bellissimi. Il piano giù era veramente bello. Potevo prendere l'altra cassa. 619 619 619. Oh, macchina sempre addosso, cioè. Già la sta merda. Vabbè. Comunque è assurdo. Sono le mappe. Le mappe di Minecraft fanno laggare, non i macchinari che ha costruito molto. Esatto, bravo. Tra poco la leviamo proprio quella mappa, porco dio. No, vabbè, ma vediamo con Modern Fix come va. Se vediamo che è risolto, la teniamo. Allora. Ma che cazzo era? Ai pirati non ci sono. Ma che cazzo era? Chiediamo a Joe che era là vicino. Joe, ma che cazzo era quel suono? Che cazzo era quella esplosione? Io ancora l'arma me la devo comprare in realtà. No, dico, hai sentito giù quel botto? Sì, ma non ho capito. Era tipo, io ero da Panzer per prendermi un'arma. Andiamo da lui, vediamo se tipo è stato lui che è partito col tuo corpo. Perché mi stava prendendo un'arma. Presumo, potrebbe essere, ha preso un fucile a pompa o qualcosa di bello forte. Quello era un cannone, era l'altro che è più fucile a pompa. Qualche, si era fatto qualche cannone, non so. Ah, può essere. So vabbè. Io comunque mi sto procurando un'arma. E con Panzer abbiamo scelto che c'è un'isoletta lì. E sarà lì. Cosa, la tua casa? Ma quale... Ah, ho capito, quell'area di là, ok. Sì, tipo c'è un'isoletta con tutti gli alberi. Ah, deve essere la casa di la vecchia casa di Spagna Martino. Sì, pratica. Ma una cosa, lo sfizio deve dire una cosa. Vabbè, andiamo. Andiamo, vieni di qua, vieni di qua. 619 619 619 619. Ma dove sta andando? Bene. Quindi una parte della montagna è sua, ok. Cosa c'è che è la turba? No, volevo capire la montagna effettivamente. Non la sento. Beh, per sbaglio mi sono mutato, non mi chiedere come. Ho detto metà monte suo e volevo capire. Vedi, c'è la metà, c'è anche quell'area che può soffrire. Quindi gli ha detto di andare qua, vedi? Sì. Praticamente. Perché? E sono costruendo roba nuova, eccetera. Quindi c'è sta. Ma quindi aspetta, di cui c'è la sala anche quell'area là in alto a destra? Dove? Quella in alto a destra, la vedo. Cosa è in alto a destra? Questa. Bravo. Che ha fatto lì? No, la potrà usare quella zona? No, la su- i suoi territori sono 1, 2 e 3. Ah, 3 province.
Sì. Questa zona qua quindi è di nessuno? No, di nessuno. Beh, come ci stiamo espandendo, qua stiamo crescendo. Sta prendendo tutto il fiume. Vedi qui. Che stanno costando altre nuove attività. La periferia è molto libera, c'è ancora roba da costruire. Vabbè, poi vediamo l'espansione, ci regoliamo un po', perché comunque il territorio nostro è un po' storto. Perché c'è anche questo. Io voglio espandermi dietro la moschea. Più che altro si conviene andare al comune a vedere la moschea, perché qua è troppo piccolo. Andiamo a vedere casa mia. Sì, andiamo prima a casa tua e poi andiamo lì. Ma sono il vescovo di questa città. Dopo venerdì possiamo andare a prendere io la Samson per fare la moschea. Cazzo ne so. Ma oggi non ha laggato molto. L'ho visto molto tranquillo. Vediamo. Cucina, frigo. Bella. Molto carina. Di Veneto. Che è questo? Un eccesso. Non è l'armadio. Cazzo non so. Come sta un bel dipinto. Che case vichine. E questo è dove scopri due Wolverine, perfetto. No, stiamo perdendo. Vabbè, l'incesto non è mai. La cosa più importante è che non c'è accesso. Vabbè, pisci a terra. No, questo qua è l'incesto lì dentro. Oh, l'incesto è. Ah, questa è la scatola delle cacche. Ecco qua. Oh. Io la lascio qua. Perfetto. Allora, dobbiamo vedere un po'. Andiamo a vedere questa espansione che possiamo fare, perché secondo me potremmo avere problemi. Comunque com'è bello, il gioco va fluidissimo qui. Appena arrivi al comune. Esatto. E il gioco non è. Perché sono più tante cose, una a fianco all'altra, tante con blocchi. No, fra, è proprio la mappa che fa laggato, dico io. Secondo me è la mappa. Perché perché la mappa secondo me è bella pesante. Minchia, è enorme alla fine. No. Oh, fino a me. Non è perché la mappa. Oh, vedi per esempio, guarda, vedi il fiume. Che c'è tutto quel terreno fino a ghiaccio. Vedi che lì possiamo tanto costruire. Cioè, il quartiere fiume sarà questo. Aspetta, ti faccio vedere. Il fiume sarà questo. Sarà 1, 2, 3 e 4. Lo so, è molto grande. La periferia avete conto questo? La periferia invece. Questa ha già metà centro storico e metà. Allora, il centro storico è qui una parte, qui una parte e qui una parte. Il centro storico è quello che ha collega tutte le zone. Ma anche questa qua è un po' il centro storico. Questa è la prigione. Solo la prigione. Allora, manca il ristorante. Anche il mercatino. Allora, invece la periferia inizia da quest'area sopra dove sta la fabbrica di Felipe. Fabbrica. Sì. Questa è periferia. Periferia. Ha questi tre questi due blocchi. E questa una parte. Capito? So. Quindi ha tre blocchi. Tutti i quartieri hanno tre blocchi. Uno, due e tre. Dovevo mettere una scala per salire, scendere. E poi c'è. Il fiume sarà quello più grande. Comunque dobbiamo fare la mappatura. Comunque di queste aree. Capito? Anche questa zona qua è Hai capito, bro? Si deve fare la mappatura di quest'area che manca. Manca proprio sto pezzo. Ocean View, ci sta tutta questa zona qua, non posso farlo. E le spostiamo, mettiamo a fianco. Facciamo una mappa a parte, la mettiamo di là, secondo me è meglio. Di Ocean. Cioè le dividiamo proprio, perché tanto non abbiamo la mappatura fino ad allora. Che senso metterla qui? I ghiacciai si dovrebbero prefare questa zona. Secondo me la prima cosa dobbiamo farla qui. Aumentare l'esplorazione di quest'area, completare questa zona. Se venerdì mi dà le mappe, posso completamente andare a fare. Ma io intanto fare così. Tieni, prendi tu. Bravo, tienile tu un attimo. Dove avere degli attivi frame?
Sì, vado a comprarli col comune, aspetta. Togli la terra, intanto. Ciao. Leggio mi pare. Ma perché c'è da aprire un mutuo? Che è? Devi aprire un mutuo? Cable. Perché? Perché sono 20 stack di blocchi di forza. Porco dio. Vieni qua un attimo, vieni qua. Vieni, vieni qua. Spendi tutti questi soldi e compra... Cagna. Un attimo. Prendi tutti questi, finché non finiscono i soldi. Ok, dammi tutto. Ok, vai, potete continuare la vostra cosa. Eccomi qua. Ah, intanto facciamo qua sistemato. Ok. Qua facciamo... Eh sì, Nat. Vai. Ok, dai l'altra mappa. Qua è una mappa. Ah, una mappa. Dai, ho dato tutto a te. Ah, no, sì. Poi questa qua è stata esplorata male, vedi? Questo pezzo qui. Devi fare 5 mappature nuove. Perfetto. Capito? Devi fare 5 mappature di questa zona. E devi aggiustare questa. Vedi che non c'è una parte esplorata. Ah, sì. Quindi qua, allora devo mappare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma che calmati. Solo quest'area. Sono 5 più quella lì, 6. Ah, vuoi che mappo anche questa però? No, no, lì lascia stare. Serve solo sopra lì. Almeno per fare la mappa fatta bene, così è brutto. Quindi questa 1, 2, 3, 4 e 5. Sì. E questa sistemarla. E qua, no, qua è corretto. Vabbè, sì. No, vedi che c'è un punto che non è stato. Sì, certo, perché non è stato esplorato. No. Vabbè, a posto, questa è. Ah, comunque, Doge. Cioè, Noemmo fa anche una mappatura della città dei barbari. Prima o poi sì. Ciao, bene. Potrei io avvicinarmi nel dojo per fare la mappatura e poi scapparmene subito. Vedremo questa cosa, poi ci pensiamo. Ciao, ragazzi. Una mappa sulla base nemica non è niente male. Adesso abbiamo spostato la mappa qui di Ocean. Venerdì il signor Simon esplora quest'area. Qualcuno sarà stupido. Danno. Temon, sei disponibile? Mi ho fatto danno pubblico. Ho 50 tutto tuo palo, se lasciamo a Roche. Però le apre 10 volte. Che ci vuole a camminare? Però non è difficile. Che? Si porta. Comunque, come va? Tu veramente 20 stack di quarzo? Tu sei un pazzo, malato. Però devo fare un prendere qui. Sinceramente non so se ce la faccio con 10. Ho detto guarda, come le 20. Hai un 15 per 15. Voglio sentire il costo, no, dai. No, un 20 per 20. Lo so, tu hai un 15 per 15, devi solo aumentare di 10. Però di nuovo... Abbiamo da fare, dai. Abbiamo da fare. Io ho gli altri 15 blocchi. Gli 15 stack, allora, a me me ne servono 15. Ce n'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6... 5, devo dare 5. 5, vabbè, uno ce l'ho già io. Me ne dai altri 10, dai, allora. Ok,
Quanti soldi hai? E spari una cifratta e mi sa che ti tentare di ridursi i pochi. Allora me li tengo, mi sa. Vabbè, dai, dammi, fammi un prezzo a stato, che cosa? Io ti, guarda, vieni, vieni con me, facciamo il prezzo da, del mercato, ok? Contando che un'altra come... parte, ragazzi. Sì, 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 sì. Beh, bello. Cioè, non è che saremmo interessati a un prezzo. Awesome. E mi fai uno sconto, ti faccio un quadro. Dimmi. Quanto può fare il prezzo del mercato? Scusami, un privato. Che c'entra questo? No, lui dice ti fa il prezzo quello perché lo, il venditore è quello. Ho capito, ma adesso il venditore non c'è, deve approfittare. E quindi stai dicendo di pagare di più? Lui sta facendo in modo di non farlo pagare no, di più. No, deve pagare di meno. Aspetta, andiamo a sentire. Vediamo. Vabbè, ma fagli uno sconto, dai. Tanto, tanto non lo devi dare a Gabri. No, perché più faccio un conto a casa. No, perché... ti ho anche detto se servi lo sconto ti faccio un bel quadro e ti faccio un bel sconto. Però faccio 3.160. È scontato. Qua? Cosa? 160 ti ha scontato perché sono molti i costi. 160. Sì, sì, sarebbero soltanto 10. Perché tu un pezzo di per fare un blocco di quarzo ti servono 4 di questi. È scontato a 160 perché sarebbero tanti di più. Però secondo me vabbè, dai, ci sta. Sì, ma sta anche 160 monete. Stacca, ma non è uno sconto interessante. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daniel, cosa quello stack ti ha visto? Non è uno sconto interessante, ok, allora fammi. Sai quanti sono? 15 stack. Io parlo di uno stack. Dai, stack, ah vabbè, di uno stack sì. Però su 15 stack. No, io so. Ah, ma tu hai fatto 160 tutto? Sì, sì, sì. Ah, okay, non ho fatto un stack, diciamo che era un po' troppo. Devo sapere tu, Panzer. È un immagino di sconto che ho fatto. Perché sarebbe almeno 300. Ma proprio facendo il calcolo veloce. No, no, guarda, allora, sì, allora, guarda, se vendi. Se vendi al prezzo del mercato. Comunque Doge, le stavo dicendo. Sì, questo sono tanti. Vabbè, io ho fatto che ce l'avevo. Ma il problema sai qual è del quarzo? È che con quattro pezzi fai solo un cubo, quello è il problema. Sì. Qui io con quattro. È quella la fregatura, perché per esempio io 16, alla fine è buono il prezzo, perché io 32, faccio 32 perché negozi. Se, perché se io con quattro pezzi di quarzo, se faccio 4 di quarzo, allora è tutta un'altra cosa. Invece io per fare 15 stack mi servono. Allora. Mi servono. Per il 1840 di quarzo. Ma Martina, guarda che eravamo 13 persone come solitamente. Oggi eravamo stati tanti, a 13 siamo stati. Scogna è venuto dopo, 14 siamo stati online. Noi pensavamo che eravamo 5-6, ma invece siamo stati quasi come una sessione normale. Hai capito quanto quarzo mi serve, penso, no? No, ma guarda, secondo me andavano bene pure 8-9 stack, vabbè. Ha comprato molto di più, non lo so perché. Boh, vabbè, insomma, anche lui questo. Ma io ho visto un'orca saltare e poi sparire. Comunque, scusatemi, ma quella nave mi ha rotto, cazzo, che sta là a mezz'ora bruciando.
Ma che cazzo? Ma sono cagato sotto. No. Sì, ma la sessione di oggi non ho avuto lag, ho persone che mi cercavano costantemente, sono stata nel chill. Non ti hanno cercato costantemente perché non ci sono le persone delle macchine. Comunque... non hai avuto lag per altri motivi, Martina, non perché per le persone. È stata una sessione tranquilla perché è andato bene il PC alla fine. Dimmi. Ah, niente, mi serviva Daniel, ma sono andato, vabbè. Ma è strana, senza salutare. Ho assolutamente saluto. Massimo anche qualche problema. Comunque... ma sono qua. Comunque che bella l'insegna. Bellissima. Ah, come il miele. Apicoltore, fabbro, bellissimo come l'avete fatto. Ah, meglio così perché uno legge, capisce, vedo dove sta andando. Diciamo che la struttura lascia un po' a desiderare, dai. Sti cazzi, che cazzo puoi vendere con qualcosa? Già tanto che vendi il miele. Ma dove dovrei farle anche luoghi pubblici, tipo polizia, stazione polizia? Sarebbe carino. Che vada, lì c'è falegnameria. Ti dovrei essere un po' sparse in tutta la città, dai. Sì, vabbè, ma pian piano tutti lo... Vieni a vedere... capisce dove sta andando a me. Vieni a vedere i nuovi, vieni. Faccio vedere. Il costruttore, pensa, il nuovo costruttore che è arrivato, già due lavori, per dirti. Deve fare la casa anche di giù. Speriamo che ha abbastanza presto, almeno. Cancelliamo a questa fallita. Ah, comunque... venerdì... ci sarà una bella muta per il signor Felipe. Per combinare. Ah, perché hai trovato. Beh, sì, vabbè, poi. Ho cancellato la tua attività, che non te la fai fare più. Ma io, se non viene venerdì, cancello anche la mia. Gli interni me li faccio fare da un'altra persona. Sinceramente, mi sono scocciato di aspettare. Oh, avete visto qua? No, non me l'ha impostato, Martì. Ma sì, non me l'ha. Che ha fatto? Che è successo qui? Ma forse mi devo disconnettere proprio questo. Sì, non di no, cosa c'è qui sotto? Bello. Sì, questo qua già c'era, no? Sì, è cambiato colore. Beh, no, ma lo stipendio e le tasse non le vuoi pagare? Vabbè, mi devi dare sempre 10 monete alla fine, quindi... E bene, te la piglia. Ma dov'è Scogna? Tace, ho venduto! Ho venduto! Cosa? Questo e questo! Te l'ho detto! Ho preso un bel po' di corde prima, comunque credo, penso uno stacco preso. Ho visto, senti, scendi, vedete da bene. Perché hai preso le corde? Per fare le candele. Oh, ma Fra, ma è buonissimo il prezzo della cosa qua, che non prende? Adesso è un po'. Perché... Sì, l'ho messo così. Mo lui dice che cosa c'è, a come da spara, via, nasciamo. Così è perfetto, prima era uno ogni 5. È vero. Se così veramente lo triplico minimo. No, c'è la gente che mi sa che non compra più. No, ma Scogna, devi pagare le tasse, vieni. Devo pure pagare le tasse. Beh, certo. E vuoi solo guadagnare. Carlo, vieni pure tu che ti dai soldi, così abbiamo pagato tutto. Siamo a posto tutti felici e contenti. Allora, aspetta. No, prendiamo le chiavi del comune. Devo dare 10 a quel pagliaccio. Tu vabbè, sempre solito, sono 25, 25, 50 le attività. Ben, tieni.
si vede un cazzo. Io? Io ci volete, sto pensando di devo dare 80 di moneta a questo, a questo truffatore qua. Ma che? Ma che tutti questi soldi? A parte ti devo dare 80 di moneta. Eh? Tanto. Tu quante attività hai? Hai detto quanti dico 50? Perché mi hai dato 100? Poi ho detto 25, 25 e 50. Ma non devi... Ho detto 25, 25 fa 50 e poi abbiamo pure sbagliato. Allora, aspetta. Allora, 25 la tua esploratore. E l'altra attività mi devi dare la metà. Mi devi dare 13 perché il tipo ha pagato 12 lui. Tieni, questi sono due. Tu due attività hai e la casa. Sì, se tu... Oh, scusa, fammi vedere. Terreno, cazzo, è un'attività. Mi devi dare 10. Sì, 10. La nave ha pagato? Ma che cazzo è? Monete, vieni qua, le monete. Bravo, paga abbastanza. Non ci sta nessuno. Perché hai delle flint nell'ender chest? Perché me le sono rubate e voglio tenermi le cose rubate di pizza, mi ricordo. Voglio, mi è salito, voglio, mi è salito, mi è salito. È salito il campo virus, voglio. E sto sistemando. Ma che cazzo stai facendo? No, ci provo, scusami. Dovevo regalare il libro al... volevo regalare un libro, ma niente. Vabbè, lascia stare. Oh, rammi i soldi, rammi i soldi. Oh, rammi i soldi, gente. Anche da soldi. Oh, vedete se è un'arma, guarda. Quale nuova arma? Ma è un pene, non è un'arma. Se è uno stocco. Ah sì, aspetti di usarlo. Oh, oh! Non faccio danno. Ah, mi dà tutta vita, ma faccio per combagnare, però cazzo. Che cazzo sto mangiando? Anzi, non è che compro sto mangiare, è semplicemente contadino e senza cibo. Ma io comunque a me... Ma io lo volete sto quadro? Ve lo vendo a 10 stack. Sarei tentato, però no. No, non lo venderei mai a quadro del Doge. Bellissimo, allora... qua. Però poi mi devi spiegare come si fanno questi quadri. Domani te lo spiego. Domani c'ho un po' di tempo di vita. Signore Edward è sparito da una... Io oggi sono stato tutto il giorno fuori, Gesù Cristo Santo. Allora. Ti sei ritrovato? Buon raga... Per me possiamo anche andare a dormire. Perché domani c'è scuola, chi deve andare al lavoro, io domani devo svegliare presto. Buono. Abbiamo fatto il nostro, dai, è stata una bella sessione. Ti stai fermo? Vale, senti, se vorrei farmi un'armatura come la tua, no? Con il simbolo di sto scudo qua. Sto farlo, no? Della mia casata. No, no, per il mio scudo. Che è del tuo scudo? Ah, quello proprio poliziotto. Devi chiedere a Daniel. Te lo posso può farlo, fare? No, sì, sì. Te lo fa Daniel stesso. Dicevo, tu dicevi lo scudo. Guarda, dicevi lì. E io guardavo, ho detto. Oh, che cazzo? Non sto qua. Ah, sì, diventa un figlio mio. Bella boh. Stavo pensando di avere il suo. La sua. Ah, è certo, è normale. È normale. Lo scudetto. Perché hai delle. Hai rovinato la Pepsi? Che senso ha rovinato la Pepsi? Ah, Pepsi. Il quadro, cioè i tappeti forse. Ah, sì, sì. No, è oro il letto, quindi mi ero dimenticato dei tappeti. Vabbè.
Beh, ragazzi, dai, fate le ultime cose, 5 minuti e stacchiamo, dai. 5 minuti. Abbiamo fatto già tutto, mi sa. Più che altro, non so quando ci metterà a fare la... Oh, però è stato bello. Oh, andiamo, scassiamo tu, però qua... Dammi se... Arrivo a Roma. Sì. Panzer, devi pagare una multa di 100 monete per aggressione a una persona. Pure lui è un poliziotto, dopo fa. T'ha arrestato. T'ha arrestato. Ti stavo zitto, che sai, stavo. Se mi colpisci ti fai danno, Panzer. Ma che è sto suono? Lo sto prendendo il culo, tipo. Sembrava un chihuahua che stavo morendo. Cioè, io ho ricevuto zero di danni in totale. Oh, comunque la cosa bella che è stato è quando siamo andati a mangiare al mio stesso kebab e c'era tutta quella gente, è stato bellissimo. Cioè, se c'è una persona fissa è bellissimo. Infatti io guarda cosa ho messo. C'è come uno che mi fa da kebabaro fissa. Cioè, non fissa nel senso che sta lì fermo. Nel senso che... Questo Shifu ho già guadagnato 30 monete con kebabaro. E io 31. Guadagna più di me in pratica. Perché se fa male sicuro. Vabbè. Perché? Perché cerco... Ah, io un cazzo. Ma... da poliziotto... Ben, ma che cazzo scrivi? Ma che cazzo scrivi? Beh, ci sta, vuoi fammi tu questi massaggi, scogna, no? Io sono mal cagato e non mi cambiamo. Comunque dobbiamo aumentare gli stipendi dei poliziotti, che fanno troppa prima. Ah, sono stato a Fonga. 40. Ma che se si chiude anche la sezione? È un fan di realtà, avevo. 80 è 80. Ma perché hai i negozi. Ma io non ho mai pagato 80, fratello. Cioè... Come 80? Cioè i due cavalli sono 20. Bra, io ho un cavallo in pratica. Poi c'hai l'attività 25 10. Più 15 sono 40. C'hai la casa. Ma perché... Scusami, perché non ti sei preso tutto lo stipendio? Che hai pagato a me? Quale stipendio? Ma fai... Ah, io? Che le 10 cinema era solo 10 monete? Ma fu, fa, basta. Tu vedi da solo le 10 man... della casa, ma un cazzo. Tu solo la casa devi pagare qua. Quindi, ti ho dato 10, ti devo dare 60. No, aspetta, devi pagare la casa, quindi 50. Ma dove stai? Yeah. Buonanotte Martina, buonanotte. E se stiamo a posto, la prossima devo fare conto buono, mannaggia mi sa. Se paghi a lui, ok. Ma proprio chi ha pagato 80? Scusa, 25 e 15 fa 40, giusto? I cavalli 20, 60. Spesi scemi, allora. Leggiamo. Sentiamo. Però stavo... Signore, tu mi fai... Stavo che regata diciamo. Ah, terreno più attività, 25. Terreno più animali, 15. Il terreno dell'artista, 25. Più i cavalli... Quindi 25-25 il cavallo, no? I cavalli 65 più i cavalli 85. Ah, perché hai contato l'attività del pittore. E tu me l'hai fatto, che cazzo è? Il terreno c'era, no? Ma tanto guarda chi ne è sorto. Mi chiamo Panzer. Mi chiamo Skull. Più che altro devi fare i quadri, devi fare i quadri. Ha detto che sono ricco, mi ha detto. Ah, ma te lo dico, mi devi fare un quadro con mia moglie, poi. Voglio un quadro personale con mia moglie. Beh, mi devi dire la... E poi te lo passo. Però poi ti dico la grandezza e ti passo tutto. Vabbè, sono un 100 stack, no? Voglio fare un attimo... Aspettate, ragazzi, aspettate. Arriva una persona speciale, aspettate. Una cosa importante, circa. Aspetta un attimo...
cosa, mi fa piacere. Togliti l'armatura. Vuoi vedere il mio vero? Buonasera, ragazzi. Buonasera. Aspetta, Samir è tornato, ragazzi. Aspetta un attimo. Togliti l'armatura. Una... Fai F1 e facciamo quello. Facciamo un quadro. F1 devi premere. Se non riesci a muovere. Con il braccio alzato, viva il... Aspettate. Ok. Venite con me. Ah, è qua, guarda, fra. Qua, qua. Però dove si mette il Samir poi per fare la foto? Viene così, viene, mi piace. Perfetto, no, secondo me sta un po' più vicino. E andiamo di nuovo. Sfondo bianco, però. Sfondo bianco, sfondo bianco. Lì, lì. No, non c'è. Qua. No, ma che cazzo è quello che ha fatto? Vai. Apposta, aspettate, vediamo come viene adesso. Arro, cazzo sta? C'è un problema. Che mi ha caricato? Sì, sono troppo bello proprio questo, emozionata la fotocamera. Aspettate, no, aspetta, so io perché. Troppe foto. C'ho foto in nome della spermuola e levo. Apri. Percorso fine. Ok. Vedeva senso. Ma? Siamo trasformati. Allora, state fermi. Se non toccate, che state facendo? Paro cazzo. Andiamo qua. Allora, yeah, come sempre è scemo, eh? Ah, puoi modificare anche i colori e le ombre, che figo. Mm-hmm. Vediamo. Aspetta, però. È malavitoso. È troppo scuro, però. Eh sì, io so perché, aspetta, muovo l'occhio. No, ho sbagliato, ora dobbiamo rifarla. Mi mancava questo. Facciamolo qua, Ma perché qua? È perché sta cascata rete, è più bella. L'ultima foto, capo, che vedo. Ya, yeah, ci sta. Ma dove si mette lui? Aspetta, sotto. Vai, bravo. La palla cascata, sai che. Sì, sì. No, Samir, vedi che metto un po' più. Fatti un po' più indietro, tu. Tu devi farti indietro. Alzate la testa. Così. Abbassa scogna. Così. Un altro po'. Così? Ancora così? Oh, scendi di più sta adesso. Ok, perfetto. Wow, questa è bellissima, secondo me. Sì. Tutti i colori. Ah, c'è però il colore, è proprio quello. Secondo me è qua che viene male, venite qua. Mettiamo una parete migliore, perché la parete lì che è piccola. No, è qua
Ah, non è piccolo, scusa. No, no, non te lo qua, aspetta, se vediamo lì. Ah, vede? Ah, che sta una foto? Aspetta. Aspetta però. No! È successo, ragazzi. Sì, 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 sì. Potere è successo questo. Allora, mettiamo al massimo. Aspetta. È un 50x50. Ho tolto le cose inutili, capito? Oh, bello, c'è cavolo. Così è meglio, si vede solo voi con la fontana. Se no si vedevano le scritte di là, le casse. Ma... Il cavolo il ziotto, il minatore e un pagliaccio lì in mezzo. Che ma io non so, minatore, l'esploratore. Comunque, quando vuoi questa foto, te la passo e poi la carichi tu. Adesso qua la faccio gratis. Che mo tanto ce l'ho salvata nel computer, quindi sei a posto. Sì, e poi domani mi fai vedere un po' come. Ritornata solo per dire che questa sessione è ufficialmente il quarto mese del server, 4 agosto 4 dicembre. Auguri ragazzi, allora. Mamma mia. 4 mesi di server. Per 4 allora ci vuole. So io, conosco io il quadro giusto, aspetta. Aspettate, ora metto il quadro perfetto. Dio, ma giù, che spaventato giù. No, c'è un microfono proprio. Oh, no, c'è vicino così. Aglio, c'ho il quadro perfetto. Per festeggiare 4 mesi di server. Pronti? No! Ma posso farlo veramente? Per la mia casa. Oh, ora messo qua. No, questa che è quella. E pensare che è nato tutto da un comune di merda inaccessibile. Ah, quella è stata quella storia, ragazzi. Quella storia. Ciao, Lia. Carina. Beh, ragazzi, è arrivato il momento di staccare. Da se non posso fare live in macchina. Chi? La foto di Ben, quella da guerra, però aspetta, ma da su WhatsApp. È che ne sei salvo, Scala. Tra poco me la sono presa, quella la mia casa qua. Ha sparato nelle gambe, no? Aspetta. Che sta roba fa paura. Non funziona questa. Non me la carica. Non tutti i link carica. I bunny. Il bunny è servito per te. La voglio vedere sta prima. Mostra la live un attimo. Ma come faccio a controllare questo scelto? Cos'è? Aiuto! Aiuto, per favore, aiuto, aiuto! Aiuto! Non ho capito.
Caro, ma... oh, è volato. Una cosa. Posso già prenotarmi? Ho due stacche di rame. E vai nel comune prima che stacca. Ok. Ragazzi. Sto bello, però che ti fa pancia. Mamma. Ma qualcosa, mamma mia, mi ha shottato. Ma che ci sta? Ah, non c'è l'armatura, Gesù Cristo. Ah, guardate che bel. Che bel figurino. Oh, Sammy, ciao. Salta cush, madonna santa, sembra stimare un po'. Mi cade male. Ah, io vi giuro, un giorno di queste cose esco una prigione e metto nemmeno vicino, metto divisi sparsi per il mondo. Così non potete manco comunicare. Mamma mia, non ti prego. Vai, io mo vado a guidare insieme a te. No, io sono andata a letto. Come? Io ti stavo aspettando, ma mi hai fatto troppo tardi. Cioè, troppo tardi. Ma che troppo tardi, nonno? Che se ne buono proprio. Questa scuola, lasciami. Aia, tu stai. Io sono. Non fa niente, poi andiamo sempre con Monotorino. Come col Motorino? Il comune era bellissimo, quello. Sarebbe presa la macchina. Benissimo. Vabbè ragazzi, io direi di staccare. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Oh, aglio, che specie. Dai, prima che sa che sei, permetto. E anche quando l'ho inserito in lista. Oh, aglio. Lasciate a me la parentesi di sabbia. Cosa è questo? Buonanotte, ragazzi. Perché c'era una guardia spawnato Panzer? Perché ha trovato le uova? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 da da. Ah, mo so triste, devo aspettare venerdì, lo so ragazzi, mi spiace. Vive bene, no, mi dissocio. Voglio, vado a guidare la macchina da solo, Nati non vuole venire. Se muoio, ricordatevi che vi ho voluto bene, tutti. Tutti quanti. Se volete vedere cosa succede in live, venite su Discord, che stremo su Discord. Aspetta, devi cantare. Ma a che storia gli sto cantando? La macchina, tu faccio un coppa di disco. Dai, ragazzi, addio. Buonanotte. Ci vediamo su Discord. Ti muovi? Ciao, ragazzi.